Buonasera a tutti, se siete tutti collegati, io do inizio a questo sesto incontro del ciclo di webinar Soggetto e Masse, le politiche dell'inconscio. Il titolo del seminario di oggi, Processi psichici intrapsichici, una volta erano interpsichici, Freud e Vygotsky sulla mente umana. Il relatore di oggi è il professor Felice Cimatti, che tutti conoscete per la sua molteplice attività, professore di filosofia all'Università della Calabria. Dico molteplice attività perché conduce anche interessanti trasmissioni radiofoniche, oltre ad essere autore di libri e di iniziative culturali di grande interesse. I discussant di oggi sono Bruno Moroncini e Stefano Guerra, che avete già conosciuto in altre occasioni in passato. Il professor Moroncini ha tenuto la prima relazione inaugurale di questo nostro ciclo di seminari, una relazione oltretutto veramente importantissima. Il professor Moroncini è professore di filosofia, l'ultima cattedra in cui ha insegnato è stata quella di Salerno, autore anche lui di libri molto importanti, che è stato a suo tempo presentato. Non vorrei dilungarmi molto su queste note biografiche perché le trovate comunque scritte, oltre ad averle già sentite, nel nostro sito. Il secondo discussant di oggi è invece il dottor Stefano Guerra, neuropsichiatra, psicanalista, attivo anche nel settore dell'educazione, diciamo formatosi con il gruppo di Sandro Gindro e con Sandro Gindro in particolare. Quindi anche lui fa parte dell'IPRS, che è il nostro ente culturale host. Infatti, i nostri incontri sono stati promossi e vengono organizzati e patrocinati, oltre che dall'IPRS che ho appena citato, dall'European Journal of Psychoanalysis e in particolare quindi anche dal centro ISAP intitolato a Elvio Facchinelli, dall'IREP, scusate, e dalla Università della Sapienza di Roma. Spero di non aver dimenticato nessuno e procedo con un avviso di servizio dicendo, prima di cominciare, che l'incontro prossimo dell'11 giugno, per motivi personali del professor Marramao, è per ora sospeso, quindi non si potrà tenere e vi informeremo sugli sviluppi di questa vicenda relativa a questo evento. Ricordo invece a tutti, e lo ricorderò spero anche alla fine, che quindi a questo punto il prossimo incontro comunque sarà quello del 2 luglio, in cui il relatore sarà il professor Orsina e in cui i due discussant saranno, saremo io e Sergio Benvenuto. E il moderatore della prossima volta sarà Raffaele Bracalenti. La relazione di oggi l'ascolteremo con grande interesse. Io volevo solo dire due parole, essendo già al sesto incontro, che facciano un po' una sintesi, anche se diciamo per certi versi brutale e tranchant, su quello che è il punto in cui siamo dopo diverse puntate. Siamo partiti dal testo freudiano nel seminario iniziale che era appunto quello tenuto dal professor Moroncini e sono stati piano piano rilevati l'importanza dell'identificazione e di Eros come fattore di creazione e di legame, fattore di creazione dei soggetti, fattore di creazione dei gruppi. E quindi si è evidenziato pian piano il significato strutturante del linguaggio e del mito, con osservazioni che partono naturalmente dal testo di Freud, cui è dedicato tutto il ciclo, cioè Masse in psicologia, psicologia delle masse e analisi dell'io. Linguaggio quindi al centro, un linguaggio strutturante che praticamente vede il linguaggio equivalere in qualche maniera al mito che letteralmente possiamo far coincidere con la prima parola al mondo. Una prima parola che ancora è indistinta dall'essere. Si è anche visto come l'identificazione comporti non solo la nascita di soggetti autonomi, all'insegna del mito dell'uccisione del padre e di uno struggente desiderio del padre, che contrassegna le emozioni più profonde di soggetti che si coinvolgono autonomamente nel mondo, essendosi distaccati dalla propria arché e quindi essendosi qualificati in qualche maniera come anarchici. Si è visto anche che insieme alla nascita del soggetto come individuo autonomo,
sorge anche l'identificazione del significante, quindi il gruppo come insieme di significanti, ciascuno che rappresenta un significante diverso. La visione di Freud appare gerarchica nel rapporto col capo, ma corre anche su linee orizzontali quando viene colto il legame fra i fratelli che sono uniti dall'idealizzazione dello stesso capo. Sono state anche riportate visioni critiche, come quella che ha portato qua il professor Madera, ed altre, come quelle di Fernando Castrillon e del professor Fong, ispirate al mondo attuale del virtuale e della comunità cibernetica, che sembrano proporre una volatilizzazione di masse e capi con meccanismi di funzionamento che scivolano in derive psicopatologiche dell'ordine anche della frammentazione psicotica. Ultimamente si è parlato proprio addirittura di sciame nel seminario del professor Panattoni. Si è visto comunque, e qua concludo, e forse questo è un dato trasversale per ogni rielaborazione dei concetti che incontriamo partendo da Freud, come la nascita del linguaggio e del pensiero, che sta alla base della costruzione della struttura del soggetto e dei gruppi, chiama in causa un sovvertimento del concetto di temporalità, come comunemente inteso. In psicanalisi lo vedremo nel concetto di Aprecu e di Nachtraglichkeit. Un concetto, un sovvertimento, dicevo, che delinea un tempo con vettori multidirezionali, capace di profezie sul passato come quelle che fa Epimenide nel Simposio di Platone. Dunque, si delinea una sorta di erotica politica, una dimensione filosofica del tempo e non quantitativa, non storico-economica, non unidirezionale. Vedremo come tutto questo naturalmente sarà da riprendere e rielaborare, probabilmente anche in relazione al seminario di oggi. Cedo a questo punto direttamente, immediatamente, la parola a Felice Cinatti. Grazie. Grazie per questo invito, per questa occasione un po' di stare insieme in questo modo a distanza. E, come hai detto te, alcune cose di quelle che hai detto in parte le riprenderò nella mia presentazione. Due parole su come sarà la presentazione. Ho costruito un percorso, fra poco condivido il PowerPoint con tutti. Ho preparato delle citazioni da Freud e poi da Vygotsky. E poi non ho citazioni finali, perché il punto d'arrivo di questo incontro vorrebbe essere relativo a un pensatore che un po' smonta l'apparato come lo costruiscono Freud e Vygotsky, e poi finiamo appunto con Lacan. Perché Freud e Vygotsky? Non so quanto sia frequentato Vygotsky dagli psicoanalisti. Vygotsky è molto interessato, la sua teoria deve moltissimo a Freud, e la sua teoria dello sviluppo della personalità umana incorpora alcuni elementi della psicoanalisi freudiana, in particolare incorpora alcuni elementi che trova proprio in questo libro. Poi naturalmente li rifonde, li riprende a modo suo, e mi serviva questo riferimento a Vygotsky, vedrete, andando avanti, dopo una prima parte dedicata più a Freud. Perché poi con Vygotsky, secondo me, emerge il problema che questo tipo di ricostruzione dello sviluppo della mente umana presenta. Poco fa dicevano Pietro lo sciame. Vediamo un po', forse non parlerò proprio di sciame, però si può immaginare qualche cosa per cui un concetto del genere può essere utilizzato. Allora, ora avvio la, se ci riesco, la condivisione. Processi interpsichici e intrapsichici, Freud e Vygotsky. Allora, intanto partiamo dal titolo. La teoria, io diciamo, sviluppo l'elemento freudiano attraverso Vygotsky, mettiamo così un succo, così poi ci capiamo andando avanti. All'inizio ci sono dei processi interpsichici, cioè fra diverse menti. Questa origine radicalmente esterna, radicalmente sociale, poi si sedimenta all'interno dell'apparato psichico. Quindi l'apparato psichico, secondo questa teoria, soprattutto sviluppato questo da Vygotsky, è la interiorizzazione dei processi interpsichici. Quello che era esterno diventa interno, quello che era sociale diventa psichico, quello che stava fuori diventa il principio di funzionamento dell'interno. Allora, comincio appunto queste citazioni che mi servono come spunto per ragionare insieme. L'inizio di questo libro è famoso, ma è bello riprenderlo perché veramente
credo che ci serva anche un po' per capire la situazione, ad esempio io credo, per quel poco che so, del modo in cui viene insegnata psicologia nelle facoltà, nei corsi di laurea in psicologia, se seguiamo Freud, la distinzione tra psicologia sociale e psicologia individuale proprio non si dà, non c'è, non dovrebbe esserci. Cominciamo a leggere. La contrapposizione tra psicologia individuale e psicologia sociale o delle masse, contrapposizione che a prima vista può sembrarci molto importante, perde ad una considerazione più attenta gran parte della sua rigidità. La psicologia individuale verte sull'uomo singolo e mira a scoprire attraverso quali modalità egli persegue il soddisfacimento dei propri moti pulsionali. Eppure, solo raramente in determinate condizioni eccezionali, la psicologia individuale riesce a prescindere dalla relazione di tale singola con gli altri individui. Primo punto da sottolineare, solo in situazioni eccezionali, e potremmo dire qui sì, veramente patologiche, riusciamo a, anche in linea di principio, a separare la psicologia individuale da quella sociale. Al punto, ora andremo avanti in questa citazione freudiana, che forse questa distinzione è una distinzione probabilmente ingiustificata da un punto di vista psicologico. Insistiamo su questo punto, la psiche individuale è sempre una psiche sociale, sempre. Pietro poco fa, no, insisteva sull'aspetto, sulla dimensione del linguaggio, questo è particolarmente evidente perché il linguaggio, se esiste in quanto linguaggio, esiste solo come linguaggio pubblico. Il linguaggio privato non esiste, non può esistere. Nella vita psichica del singolo, l'altro... Ecco alcuni dei concetti che avete sicuramente sviluppato nei precedenti incontri. L'altro è regolarmente presente come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico, per vari modi in cui l'altro può presentarsi all'interno della vita psichica di ciascuno di noi, come modello, come figura di riferimento, come qualcuno che vogliamo imitare, come qualcuno che forse detestiamo e cerchiamo di fare fuori, come oggetto dell'attenzione, dell'amore, dell'odio. Come soccorritore, qui in particolare come l'altro che all'inizio della vita psichica interviene nella formazione della vita psichica dell'infanz, no, qui c'è come se fossi in nucleo di una sola parola quello che poi svilupperà tantissimo la Planche, come nemico, l'altro è il nemico, ma tutti questi ruoli possibili sono comunque tutti ruoli che l'altro occupa nella nostra mente. Per tutti questi ruoli, modello, oggetto, soccorritore, nemico, sono contemporaneamente dentro fuori. E pertanto, ecco la conclusione che io vedo veramente sempre da ribadire di questa. Questa è la prima, proprio il primo paragrafo dell'inizio di Freud, Psicologia delle masse, analisi dell'io. La psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall'inizio, psicologia sociale. In fondo, oggi cercherò di ragionare sulle implicazioni di questa frase di Freud, la psicologia individuale è al tempo stesso e fin dall'inizio psicologia sociale, cercando se questa, in questa frase troviamo, oltre a elementi che ci danno conto del processo attraverso cui si forma la psiche individuale, anche degli elementi critici che questo fa. Cioè, di che cosa vuol dire una psiche che si forma fin dall'inizio a partire dalla psicologia. Qui già radicalizziamo questa affermazione freudiana, potremmo dire la psicologia, e qui per quello mi serve Vygotsky, la psicologia individuale è al tempo stesso fin dall'inizio psicologia sociale, ma potremmo ancora, dicevo, radicalizzare, all'inizio c'è solo psicologia sociale, e poi eventualmente... Saltiamo qualche anno prima l'inconscio e vediamo come sviluppa Freud la tesi che abbiamo visto presentata in Psicologia delle masse e analisi del mondo. Questo è il celebre saggio sull'inconscio. Pensiamo di aver capito in che cosa consiste la differenza tra rappresentazione conscia e inconscia. Questo è un punto veramente, io credo, decisivo della metapsicologia freudiana. La rappresentazione conscia comprende la rappresentazione della cosa più la rappresentazione della parola corrispondente. Mentre la rappresentazione inconscia è la rappresentazione della cosa e basta. Qui Freud sta raccontando come nasce quella funzione essenziale della vita psichica che è l'autocoscienza, cioè la coscienza di essere cosciente.
e la distinzione è una distinzione tutta basata sul linguaggio. Allora, la rappresentazione inconscia è una rappresentazione che è collegata all'oggetto di cui è rappresentazione. Una rappresentazione diventa cosciente se insieme alla rappresentazione dell'oggetto c'è anche e parallelamente una rappresentazione del nome di quella cosa. È come se la parola raddoppiasse la rappresentazione. Vediamo ancora come lo dice Freud. Il sistema inconscio contiene gli investimenti che gli oggetti hanno in quanto cose, ossia i primi e autentici investimenti oggettuali. Il sistema preconscio nasce dal fatto che questa rappresentazione della cosa viene investita in seguito al suo nesso con le relative rappresentazioni verbali. Abbiamo il diritto di supporre che siano tali sovrainvestimenti a determinare una più alta organizzazione psichica e a rendere possibile la sostituzione del processo primario con il processo secondario che domina il preconscio. Diciamolo ancora più brutale: la distinzione tra processo primario e processo secondario è tutta linguistica. Il processo primario è, diciamo, la normale mente animale che pensa quello che percepisce. Il processo secondario è una mente di questo tipo a cui si aggiunge la capacità di associare alla rappresentazione di cosa la rappresentazione di parole. La rappresentazione non espressa con parole o l'atto psichico non sovrainvestito, allora resta nell'inconscio rimosso. Ora qui, Freud, vediamo poi lo svilupperà a questo punto, diciamo, più analiticamente, credo, Vygotsky, cerchiamo di capire che cosa ci sta dicendo Freud. L'autocoscienza è la rappresentazione di cosa più il linguaggio, cioè più la capacità letteralmente di parlare a se stessi, anche se in modo implicito, in modo diciamo, non avvertito, in modo per cui quando vediamo qualcosa, vediamo e ascoltiamo il modo in cui diciamo quello che stiamo vedendo. In questo modo la possibilità di essere autocoscienti, che è la vera caratteristica distintiva della specie umana, tutte le altre sono caratteristiche che troviamo in tutti gli altri viventi, la autocoscienza, cioè quella che ci identifica come animali particolari rispetto al resto del mondo animale, coincide con la capacità di mettere insieme rappresentazione di cose e rappresentazione di parole. Un po', no? La ripresa della tesi platonica. Il dialogo interiore, che cos'è qui? La capacità di percepire la cosa è percepire il modo in cui quella cosa viene detta nella nostra vita. Ora sono veramente tante le conseguenze di questa affermazione. Ne diciamo soltanto una. Questo vuol dire che quando io sono autocosciente, cioè quando io penso a me stesso in quanto capace di pensare a me, sto utilizzando su di me, io sono l'utilizzazione su io in quanto psiche. In quanto psiche autocosciente, non sono nient'altro che l'applicazione interna del linguaggio esterno, del linguaggio che qualcun altro mi ha insegnato, mi ha trasmesso. Io sono nient'altro che l'applicazione interiorizzata del linguaggio esterno. Quando Lacan dirà che io sono parlato dal linguaggio, che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Vedete, questa formulazione freudiana lo rende perspicua. Quando io penso a me, è la lingua che si pensa attraverso di me. È la lingua che io ho appreso, io sono l'apprendimento della lingua. L'operazione attraverso cui si associa rappresentazione di cosa e rappresentazione di parola, io sono quella roba lì. Non c'è nient'altro di autocosciente nella mia mente che non sia l'applicazione del sistema della rappresentazione verbale più la rappresentazione di cosa. Dico solo una cosa per tranquillizzare chi pensa che così stiamo negando ogni forma di, diciamo, di soggettività prelinguistica. Chiaramente c'è una soggettività prelinguistica, ma appunto è prelinguistica. La soggettività umana non è prelinguistica, la soggettività umana in quanto umana è la soggettività di una mente che è capace di pensarsi linguisticamente. Non c'è nient'altro che questo che ci definisce come umani. Tutto il resto, la soggettività prelinguistica,
se a qualcuno interessa la soggettività, diciamo, fenomenologica, Dio incarnato, tutta questa roba qui non ha niente a che fare con questa semplice, brutale formulazione freudiana. Quello che si chiama l'io, l'io è propriamente la capacità di parlare a se stessi, mettendo insieme rappresentazione di cose e rappresentazione di parole. Non è che l'io me usa la rappresentazione di parola insieme alla rappresentazione di cosa, come se ci fosse l'io e le due rappresentazioni. No, la tesi di Freud è più netta. Io vuol dire rappresentazione di cosa più rappresentazione di parola. Quindi l'io coincide con questa attività, non è separabile da questa attività. Tutto il resto, la rappresentazione non espressa con parole o l'atto psichico non sovrainvestito attraverso le parole, resta allora nell'inconscio rimosso. Possiamo dire che questa roba qui è quello che possiamo trovare tranquillamente in tutti i viventi il cui rapporto con il mondo non prevede l'intrusione così massiccia come nella nostra specie del linguaggio. Ribadisco questo punto perché è un po' il punto, credo, un po' fondamentale per capire già una sorta di che cos'è la metapsicologia freudiana. Quello che si chiama io, quello che possiamo chiamare in termini filosofici il soggetto, qui Freud ci sta dicendo che il soggetto è l'utilizzazione, coincide con l'utilizzazione della rappresentazione di parola più la rappresentazione di parola. Questo è il mio. Non c'è un io separato da questa attività. Andiamo avanti. Allora, qui la copre un po', vabbè, più o meno leggo. Scusate, lo leggo male perché è coperto dalla barra che non riesco a togliere. Comunque, più o meno vi leggo quello che c'è scritto. Connettendosi ai residui delle percezioni verbali, a loro volta le rappresentazioni delle parole derivano dalla percezione sensoriale allo stesso modo delle rappresentazioni delle cose. Ci si potrebbe quindi domandare perché le rappresentazioni degli oggetti non possono diventare coscienti per il tramite dei propri residui percettivi. Qui Freud è come se rispondesse allo di chi dice: ma scusa, è necessario il linguaggio per essere autocosciente? Freud ti risponde: sì, è necessario il linguaggio interiorizzato. Perché la semplice rievocazione della percezione sensoriale non è sufficiente per innescare l'autocoscienza. Autocoscienza, in fondo, mettiamola in termini più semplici, cosa vuol dire? Vuol dire che io sono l'oggetto della mia stessa attenzione. Come posso fare questa operazione di uscita da me per convergere su di me? È chiaro che devo disporre di un mezzo per fare questa operazione, che è un'uscita e rientrata, diciamola così, fuori di me e dentro di me. La parola mi permette di fare questo passaggio, di uscire da me attraverso la parola. Come chiede Freud, ci si potrebbe quindi domandare perché le rappresentazioni degli oggetti non possano diventare coscienti per il tramite dei propri residui percettivi. Ma probabilmente il pensiero si sviluppa in sistemi che sono così lontani dai residui percettivi originari da non aver serbato alcunché delle qualità di questi ultimi e di aver bisogno per diventare coscienti di essere rafforzati da nuove qualità. Inoltre, la congiunzione con parole può dotare di qualità anche quegli investimenti che possono derivare qualità alcuna. Che non possono derivare qualità alcuna dalle percezioni stesse, in quanto corrispondono a mere relazioni tra rappresentazioni degli oggetti. Però qui sta dicendo, come facciamo, poniamo che un empirista dica, va bene, tutte le nostre rappresentazioni di parola dipendono da una rappresentazione di cosa, fino a un certo punto. Come faccio a pensare al concetto di identità o al concetto di diversità? Io nel mondo percepisco cose, non percepisco differenze tra cose. Nel mondo vedo, che ne so, due pere, non vedo l'identità fra le due pere. La possibilità di associare invece, di pensare non tanto alla rappresentazione di cosa e basta, ma alla semplice rappresentazione di parola, mi permette anche di pensare a entità astratte come le relazioni tra rappresentazioni di oggetto. Come se stesse dicendo qui Freud. Cioè, la mente si libera dalla dipendenza rispetto al mondo percepito
solo nel momento in cui è capace di pensare non tanto alle cose del mondo, ma al modo di parlare delle cose del mondo. A quel punto possiamo ad esempio parlare anche alle relazioni fra le rappresentazioni del mondo. Tali relazioni, che diventano comprensibili solo per il tramite delle parole, sono ovviamente una parte essenziale dei nostri processi di pensiero. Qui è importante, facciamo anche qui un esempio. Abbiamo tutti visto esempi di grande intelligenza animale, non è in questione di intelligenza animale, ma gli animali, questo è proprio quello che possiamo trovare in molte delle ricerche di Vygotsky, tutte le ricerche sull'intelligenza animale sono ricerche che mostrano le grandi capacità cognitive degli animali non umani in relazione a quello che effettivamente percepiscono. Il punto che differenzia il pensiero umano dal pensiero degli animali non umani è che gli umani riescono a pensare anche a quello che non percepiscono. Il pensiero umano ha questa capacità, ma anche questa condanna, dipende da come la vogliamo vedere, di pensare a quello che non è collegato alla percezione. Qui lo dice Freud, possiamo pensare anche alle relazioni fra le rappresentazioni. Come possiamo vedere, conclude Freud, la congiunzione con le rappresentazioni verbali non coincide ancora con il passaggio alla coscienza, ma ne dà soltanto la possibilità. Ecco qui tutto il punto, la possibilità. Mettiamoci nella situazione di un infanzia, un po' brutalizzando la distinzione, anche qui non voglio essere equivocato, non sto dicendo che la mente di un infanz sia assolutamente identica a quella di un animale non umano, ad esempio di uno scimpanzé, rimane il fatto che la differenza tra le capacità cognitive di un infanz e le capacità cognitive di un piccolo di scimpanzé, le capacità cognitive di un infanz e le capacità cognitive di un piccolo scimpanzé sono sostanzialmente identiche. Sono studi di psicologia comparata che fanno vedere come per molti aspetti, anzi per certi aspetti, sia più avanzata le capacità cognitive di un piccolo scimpanzé perché si muove autonomamente da molto subito dopo la nascita, poco dopo la nascita, mentre un piccolo umano, come sappiamo, impiegherà parecchio tempo per sviluppare le capacità sensoriali. Quando è che si differenziano radicalmente però le capacità di un piccolo umano e di un animale non umano? Quando il piccolo umano, come ha appena detto qui Freud, comincia a pensare in parole, cioè diciamo ancora meglio, quando il pensiero del piccolo umano coincide con il linguaggio che sta imparando dagli adulti. A quel punto c'è proprio una vera e propria esplosione cognitiva, e il piccolo umano riesce a intrattenere dei pensieri che sono totalmente impensabili per un animale diverso dall'umano, e non perché l'umano sia più intelligente, ma perché l'umano, attraverso il pensiero verbale, così lo chiama Vygotsky, è un pensiero fatto di parole, riesce a staccarsi, ad allontanarsi dall'immediatezza della situazione percepita. Come vedremo, lo abbiamo detto prima, ora lo ribadiamo, talmente riesce a staccarsi dalla situazione percepita che abbastanza precocemente un piccolo umano diventa capace di pensare a se stesso, di vedersi al di fuori della situazione in cui si trova. Ora, se ci pensiamo, una prestazione cognitiva straordinariamente interessante, perché lì veramente non è un salto incredibile rispetto al resto del mondo animale. Gli animali sono sempre nel mondo, sono sempre in una situazione di radicale immanenza al mondo. L'umano è quell'animale che riesce a staccarsi dal mondo, non solo è nel mondo, ma si vede nel mondo. Ecco, Freud ci ha appena detto com'è possibile, perché il piccolo umano a un certo punto comincia a pensarsi e quindi a distaccarsi da se stesso attraverso le parole della lingua che apprende dalla comunità sociale. Ancora Freud, processi consci alla periferia dell'io. Tutto il resto che c'è nell'io inconscio. Sarebbe questa la situazione più semplice che dovremmo supporre. Può darsi che in effetti le cose stiano così per gli animali, non umani, ma per gli esseri umani si aggiunge una complicazione, vedete qui la chiama complicazione, questo è il punto che poi svilupperemo alla fine,
in virtù della quale anche alcuni processi interni possono acquisire la qualità della coscienza. Vediamo un po' come ci ha appena detto che Freud funziona la mente degli animali non umani. Quello di cui sono coscienti è alla periferia del io, quello che vedono, quello che toccano, quello che sentono, oppure diciamo, quello che riescono a percepire del mondo attraverso i loro sensi. Tutto il resto è inconscio. Una distinzione molto netta. Quello che è la superficie, diciamo, corporea, è io, cosciente, tutto il resto è inconscio. Qui dice Freud, però c'è una complicazione. L'umano è capace di rendere cosciente alcuni elementi che sono nella dimensione inconscia. Come facciamo a fare questa cosa così complicata? Ciò è opera della funzione linguistica, la quale stabilisce uno stretto collegamento tra i contenuti dell'io e i residui mnestici delle percezioni visive e più ancora con quelli delle percezioni auditive. Freud parlava di percezioni visive, parlava della scrittura, ma possiamo usare un altro esempio. Pensate alle lingue dei segni delle persone che usano il sistema visuale per comunicare, anche in questo caso c'è un residuo mnestico di una percezione che ha a che fare con il linguaggio. Questo residuo mnestico di una percezione linguistica, sia visiva sia uditiva, permette di agganciare una porzione dell'inconscio e renderla cosciente. Questa è quella che abbiamo chiamato più propriamente autocosciente. Uno in questo modo diventa cosciente di un proprio contenuto interno. Di qui in poi la periferia percipiente della corteccia cerebrale può essere stimolata in misura molto maggiore anche dall'interno. Vedete un enorme cambiamento. Processi interni come decorsi di rappresentazione, processi ideativi, possono farsi coscienti. E occorre un dispositivo particolare che distingua tra le due possibilità. E questo è il cosiddetto esame di realtà. È chiaro che l'esame di realtà è inutile per un animale normale. L'esame di realtà, il problema della realtà, può esistere solo per un animale che ha rapporti non solo con il mondo esterno, ma anche con il mondo interno. Non ha senso chiedersi se un cavallo si chieda se il mondo che percepisce, se la biada che sta mangiando è reale o non reale. Il problema dell'esame di realtà si pone solo per un vivente che non coincide con la realtà. L'equazione percezione uguale a realtà, mondo esterno, non può più reggere. Questa equazione così semplice, percezione uguale a realtà, vale solo per gli animali non umani. O se volete per gli infants. Gli errori, che ora si verificano spesso, nel sogno sempre, sono chiamati allucinazioni. L'umano è l'unico animale che si deve chiedere se quello che sta percependo è reale oppure no. Oppure no vuol dire se viene da lui e non dal mondo esterno. Freud potremmo dire abbastanza ottimista, ma possiamo dire più brutalmente, l'umano è quel vivente che continuamente si chiede, anzi forse dovrebbe chiedersi se quello che percepisce è fuori di lui o dentro di lui. L'allucinazione non è un caso eccezionale. La proiezione, l'interiorizzazione, tutti i casi no, che la psicopatologia conosce, non è uno stato diciamo transitorio eccezionale, è continuo. L'umano è sempre diciamo alla soglia fra interno e esterno. Questa persona mi detesta, o sono io che credo che lui, oppure desidero che lui mi detesti? Questo mi ama, o sono io che amo lui? O sono io che penso che lui mi ama? Mamma ce l'ha con me, o io ce l'ho con mamma, e quindi pensa che mamma ce l'abbia con me perché provo un senso di colpa per sentire e per provare il sentimento che mamma non mi ami abbastanza. Allora, vedete, questa distinzione in realtà è una indistinzione. Essere un animale i cui processi interni sono mediati dal linguaggio, e siccome il linguaggio viene da fuori, viene dall'esterno, vuol dire essere anche un animale che sistematicamente si trova nella condizione di non sapere se quello che gli succede, quello che gli passa per la testa, viene da dentro o viene da fuori. Se sono fatti che sono esterni o sono proiezioni interne di quello che è successo dentro. Ancora Freud, la coscienza morale, Gewissen, ossia coscienza morale appunto, la voce della coscienza,
diversa da Benuzza in quanto generica coscienza cognitiva. Questa distinzione è molto importante e spesso viene un po' trascurata. La coscienza in senso generico è sicuramente diffusa in tutto il mondo vivente. Anche le piante, abbiamo scoperto, ma lo sapevano già gli antichi, hanno coscienza in questo senso, diciamo, di essere collegata a qualche cosa di esterno. La coscienza morale è invece qualcosa di completamente diverso. La coscienza morale ha a che fare con la consapevolezza di non coincidere con il mondo esterno. E la coscienza, appunto, morale, vuol dire sostanzialmente essere coscienti di se stessi. E quindi essere coscienti di se stessi vuol dire essere in qualche modo non coincidenti con il mondo esterno. Allora, la coscienza è qualcosa in noi, ma non lo è fin dall'inizio, ci dice Freud, qui nell'introduzione alla psicoanalisi. Il bambino piccolo è notoriamente amorale, non ha alcuna inibizione interiore contro i propri impulsi che anelano al piacere. Anche qui permettiamoci un po' di brutalità: un bambino piccolo è come un cavallo, come un gatto, come una scimmietta, cioè non ha altro che coscienza di quello che vuole, di quello che desidera in quel momento. Esattamente come un vivente non umano, che ne so, pensate un gatto che segue un topo, un cavallo che scappa da un pericolo, il girasole che ruota per prendere più luce del sole possibile. Cioè è cosciente di un certo oggetto. Il bambino vede un regalo e non riesce a resistere, lo vuole scattare in quel momento, subito. Allora, domanda, come fa il bambino a sviluppare la coscienza morale, quella che abbiamo chiamato qui autocoscienza? La funzione che più tardi assume il ruolo, la funzione che più tardi assume il superio, viene dapprima svolta da un potere esterno, dall'autorità dei genitori. Allora, qui ci sta dicendo Freud come si sviluppa quella che poi diventerà la coscienza, nel senso di autocoscienza. Vedete, superio vuol dire sopra l'io, fuori dell'io, al di fuori dell'io, un doppio dell'io. Chiamiamola in questi termini più spaziali, così togliamo un po' a tutta la eco che si porta a questa espressione, che non voleva dare, ma ha acquisito nella storia della lettura di questa formulazione freudiana. All'inizio il superio non sta nel corpo del bambino, ma sta fuori di sé, sta nel corpo dei genitori. Chiamiamola più in generale, usiamo la formula lacaniana, sta nell'altro, all'esterno, qui Freud parla dei genitori, possiamo trovare questa autorità all'esterno in tutte quelle forme, sempre maggiori, nel nostro tempo, in cui c'è qualcun altro, c'è un'istanza esterna che controlla, osserva, tiene conto del comportamento dell'infanzia. Gli adulti, i genitori, la scuola, il gruppo dei pari, Facebook, i social, quante ne volete? No, c'è un proliferare di forme di autorità, fra virgolette, più o meno vasca, esterna. I genitori, però Freud parla di un altro mondo, però diciamo la formula, il meccanismo è lo stesso, i genitori esercitano il loro influsso e governano il bambino tramite la concessione di prove d'amore e la minaccia di castigli. Ora qui lasciamo stare quanto questo sia magari non più attuale. Però il meccanismo è chiaro qual è. Il bambino si comporta in modo immediato, il punto di vista esterno dice questa cosa ora non la puoi fare, la fai dopo, è meglio che fai così, quanto sei bravo se fai così, non sei bravo se fai così. Qui non è tanto importante il modo attraverso cui agisce questa autorità esterna, quanto che sia esterna. In seguito si sviluppa la situazione secondaria in cui l'impedimento esterno viene interiorizzato e al posto dell'istanza parentale, ma diciamo meglio dell'istanza esterna, subentra il superio. Cosa vuol dire questo? L'istanza esterna è diventata un'istanza interna. La voce della coscienza prima era una voce esterna, era la voce di mamma, era la voce di papà, era la voce di qualcuno, il quale ora osserva, guida e minaccia l'io, esattamente come prima facevano i genitori con il bambino. Tra l'altro questo spiega perché per Lacan, diciamo, la struttura fondamentale dell'umano si è detto proprio quella di chi sente le voci.
anzi forse in un certo senso il presidente Schroeder diceva apertamente quello che tutti abbiamo in testa, quello che noi consideriamo nostro. Il presidente Schroeder, in un caso famoso di Freud, diceva: ma questa roba da dove vengono queste voci? Chi è che parla? Allora, ripetiamo questo punto, perché è un punto importante: l'impedimento esterno viene interiorizzato e al posto dell'istanza parentale subentra il superio. Il superio cos'è quindi? È l'erede interiorizzato della voce, del controllo, del punto di vista esterno, il quale ora osserva, guida e minaccia l'io, esattamente come prima facevano i genitori con il bambino. Il superio, che in tal modo assume il potere, guardate, il superio ovviamente esiste anche se è molto debole, cioè il punto non è quanto se oggi non è potente, se è potentissimo, se siamo tutti narcisisti, tutta questa letteratura, no, debordante sul narcisismo, non mette in questione questo punto. Un superio debole non è che smette di essere un superio. Il superio non può non esserci. Il superio è l'interiorizzazione del punto di vista esterno. E noi diventiamo umani attraverso questo processo di interiorizzazione. In tal modo assume il potere, la funzione e persino i metodi dell'istanza parentale. È il legittimo erede naturale dell'istanza parentale. Proprio riassumendo in super pillola quello che dice qui. Superio prima sta fuori dalla testa del bambino. Diventare umano, cioè smettere di essere un infanzio, vuol dire che quello che era fuori diventa un pezzo dell'interno della psiche del bambino. Quello che era fuori diventa un costituente interiore del bambino. Un costituente fondamentale del tutto. L'umano diventa umano proprio perché ha interiorizzato questo punto di vista esterno. Qui le due figure celeberrime, soltanto io sottolineo un punto, 1922 la prima, 1932 la seconda, in entrambi i casi, vedete, dove c'è il superio, il Berhik, è in corrispondenza, vediamoci che Freud neurologo, dell'emisfero del linguaggio. Da dove entra il superio nella testa del piccolo umano? Dall'emisfero sinistro, dall'emisfero sinistro, cioè nella maggioranza degli esseri umani, sapete, c'è questa differenziazione tra gli emisferi, l'emisfero in cui è localizzata nella maggior parte degli esseri umani la facoltà del linguaggio è l'emisfero sinistro. E non è un caso che Freud metta a sinistra il superio. Il superio è esattamente l'interiorizzazione del punto di vista esterno, è l'erede dell'interior, diciamo, l'erede interiorizzato, l'erede linguistico del controllo parentale, diciamo dell'altro, diciamo la formulazione lacaniana che è più precisa, più generale. Tutto il resto, se noi togliamo quel berretto uditivo, quello che chiamo un berretto uditivo, acustico, lo chiamano, questa rappresentazione del cervello sarebbe identica per un qualunque altro animale dotato di cervello, e probabilmente anche di un vivente non dotato di cervello. Quello che Felice, scusa, ce la fai in una decina di minuti? Sì, sì, finisco, sto finendo. No, no, ma è interessantissimo, mi dispiace proprio, ma... Ragione, ero permesso di fare tutto l'altro. Allora, possiamo formulare la legge genetica generale dello sviluppo culturale nel modo seguente. Ciascuna funzione dello sviluppo culturale, ciascuna funzione dello sviluppo culturale del bambino compare sulla scena due volte, su due piani. Dapprima sul piano sociale e poi sul piano psicologico. Dapprima fra le persone come categoria interpsichica, poi all'interno del bambino come categoria intrapsichica. Ciò riguarda allo stesso modo l'attenzione volontaria, la memoria logica, la formazione dei concetti, lo sviluppo della volontà. Vedete, per Vygotsky tutte le funzioni che ci definiscono come entità psichiche, memoria, formazione dei concetti, la volontà, l'attenzione volontaria, sono tutte funzioni che originariamente erano fuori dalla mente del bambino. Ora questo, ancora, lo dico ancora una volta, così mi viene fatta questa obiezione. Dire che il bambino ha molte capacità e ha un sacco di competenze è ovvio, nessuno lo mette in questione, ma capite, c'è una differenza enorme tra
essere capace di guardare un oggetto che sicuramente un bambino avrà questa capacità molto presto, dalla capacità di sapere di guardare quell'oggetto. C'è tutta la differenza del mondo tra guardare qualcosa e sapere di guardare qualcosa. Di cosa ti interessa? Abbiamo il diritto di considerare la posizione che abbiamo espresso come una legge, ma si intende il passaggio dall'esterno all'interno trasforma il processo stesso, ne muta la struttura e le funzioni. Questo per rispondere all'obiezione di un cognitivista che dicesse: ma guarda che il bambino ha delle capacità enormi, hai ragione, ma qui sta dicendo che una volta che il bambino comincia a pensarsi attraverso gli strumenti esterni, quello che c'era prima viene completamente trasformato, viene plasmato in tutt'altro modo. Dietro a tutte le funzioni superiori, alle loro relazioni, sono geneticamente le relazioni sociali, le relazioni reali degli uomini. Letteralmente, diciamo brutalmente, dentro la testa abbiamo la società, con tutte le conseguenze che questo comporta. Vi leggo soltanto la parte finale, quest'altra citazione. Del processo dello sviluppo, ogni funzione esterna si interiorizza, diviene interna. Vedete, qui sviluppa Vygotsky la premessa freudiana, divenendo una forma individuale di comportamento nel processo del lungo sviluppo, perde i tratti di un'operazione esterna, si trasforma in un'operazione interna. Ma questo non toglie che continuiamo sempre ad essere una mente sociale interiorizzata. Va bene, questo poi insomma, vediamo nella discussione. Linguaggio esterno, vediamo questo schema che può servire magari nella discussione, così riassumiamo quello che abbiamo detto. Linguaggio esterno, società, altro, sarà un po' quello che provate a dire. Per Vygotsky questo diventa linguaggio egocentrico e finisce, diventa linguaggio interno, autocoscienza. Chiudiamo con Lacan, che non sviluppo, ma semplicemente con il problema. Capite che questo tipo di processo, questa descrizione dello sviluppo della formazione della psiche umana pone un problema che secondo me è il problema che Lacan in particolare ha pensato in particolare negli ultimi anni del suo insegnamento, e il problema è: che cosa c'è di singolare nella mente umana? Se la mente umana si forma attraverso la interiorizzazione di processi che sono tutti esterni, tutti sociali, che cosa c'è di interno che non è l'effetto di qualche cosa di esterno? C'è qualche cosa? La chiudo qui e dico quello che secondo me è il punto, è quello che rende anche secondo me interessante, diciamo un po' per tutti, Lacan, anche non soltanto per i psicanalisti, per i psicologi. Io credo che Lacan, negli ultimi anni della sua vita, abbia cercato in tutti i modi. Tra l'altro, vedete, questo qui sta scrivendo alla lavagna all'inizio del seminario 17, mi sembra, di un discorso che non sarebbe del sembiante. Qui sembiante vuol dire quello che abbiamo detto, discorso esterno sociale. C'è un modo di usare il linguaggio che non è la semplice riutilizzazione interna di qualcosa che è già stato detto fuori? C'è qualcosa di singolare nella mente umana? O siamo soltanto, diciamo, un po' i ventriloqui della condizione sociale? Quindi, secondo me, la psicanalisi lacaniana è il tentativo di costruire una singolarità a partire da strutture assolutamente collettive e sociali. Per ora mi fermo e grazie per avermi ascoltato. Grazie molte a te, Felice, grazie. Non a caso insegni filosofia del linguaggio e riesci a insegnare sempre in tutte le occasioni in cui ti sento con un'estrema chiarezza e dando veramente un dono enorme a chiunque ti ascolti. In qualche maniera l'ultima questione che tu proponi, cioè è possibile un pensiero che non sia, che non ci metta nella condizione di essere dei semplici ventriloqui? Cioè, torno ancora alla questione del simposio di Platone, perché lì c'è un esempio, ma semmai lo riprendo dopo in maniera più articolata, di come è possibile che un discorso lontano e suggestivo venga trasformato e fatto proprio, come fa il protagonista del dialogo, andando poi Socrate, andando al mattino dopo il simposio a fare le sue abluzioni sul monte Liceo, per alzarsi quindi a un nuovo giorno, dopo aver
trasformato la sua mente, dopo essere, dopo aver fatto nel sonno un salto che lo porta a rielaborare le posizioni precedenti, non solo sue, ma di un intero mondo che lui e la sua filosofia rappresentano, recuperando all'interno di questo pensiero un pensiero lontano e che però non era stato dimenticato, quello dell'Arcadia. Trago tutto questo da un libro, secondo me, molto interessante e utile, che è Il Regno Errante, il paradigma politico dell'Arcadia di Monica Ferrando. Tanto per dire come la filosofia poi, con la complessità enorme del suo pensiero, ci proietta direttamente in una dimensione di grande complessità che si situa a una enorme distanza dall'inizio di tutto che tu hai descritto così bene attraverso l'analisi di Vygotsky in questa tua relazione. Non so se hai qualcosa su questo punto che potrebbe essere sviluppata anche dopo, insomma, io darei avvio adesso. Io aspetterei anche le altre osservazioni, vediamo un po'. Sono certo, io adesso se ci sono domande subito, ma diversamente potremmo raccogliere dopo aver fatto parlare il primo discussant per avere così una visione un po' più alla luce di maggiori stimoli. Quindi io darei la parola a Bruno Moroncini. Confesso che io non ho preparato niente, nel senso che ho letto il PowerPoint che Felice ha mandato, ho cominciato a pensare, mi sono procurato il libro di Vygotsky, almeno il primo che viene citato, per capire un po', perché confesso che non lo conoscevo se non di nome, ma mai letto in vita mia. E ho aspettato di ascoltare la relazione per capire meglio, anche perché il discussant, insomma, penso che debba intervenire a caldo, più che prepararsi un intervento già tutto fatto, perché ho l'impressione che la sua funzione sia oscilli fra quella del cane da presa e del rompiballe, fondamentalmente, per cui Felice mi scuserà, ma insomma io gli porrò delle questioni che mi erano già venute in mente leggendo il PowerPoint e che poi insomma sono state ribadite stasera. Allora, perché io sono d'accordo con Piero Pascarelli, tu hai fatto un discorso che certamente è riferito a Freud, è riferito nell'ultima ipotesi a Lacan, ma è molto centrato come un discorso di filosofia del linguaggio, che va benissimo, anzi mi sembra che sia stato estremamente importante le cose che tu hai detto sulla differenza, a partire dal problema del linguaggio, che permette di stabilire in maniera abbastanza precisa e meno ideologica il punto di rottura fra il mondo animale e il mondo umano. No, questo punto è l'avvento del linguaggio. Tu hai detto spesso, hai usato molto spesso l'espressione il linguaggio viene da fuori, viene dall'esterno. Cioè, e qui sarebbe la prima domanda. Fa parte della teoria dell'evoluzione l'acquisizione della facoltà del linguaggio? Se sì, in che modo però, nonostante che faccia parte delle evoluzioni, viene e continua a venire dall'esterno rispetto alla costituzione dell'animale umano prima che diventi effettivamente umano, visto che la sua umanità deriva dal linguaggio. Se invece non è interna all'evoluzione naturale, allora che cosa facciamo? È noto che Lacan ha delle strane espressioni su questa questione di da dove venga il linguaggio. C'è un passo che ho letto recentemente, che ho ritrovato recentemente, in cui dice che in fondo rispetto ad altre ipotesi quella dell'origine divina è la meno peggio, in realtà, che ovviamente è un modo un po' paradossale di dire non abbiamo, almeno lui riteneva, che non avessimo a disposizione delle conoscenze tali da permetterci di inserire il linguaggio all'interno dei processi evolutivi. Io so che esistono ricerche, non sono un esperto, ho cercato di documentarmi, ma questo mi pare che sia un problema.
Direi che è perfetta la, diciamo, la questione dell'intelligenza animale che è superiore a quella umana, no? Da questo punto di vista mi venivano in mente, non so se tu sei d'accordo su questo, intanto le tesi, diciamo, che venivano dalla biologia del Novecento, che erano riprese poi da Galen, tutta la storia dell'antropologia filosofica che punta il discorso sul fatto che l'uomo è quell'essere animale che però nasce disadattato, nasce privo di apparati naturali che gli permettano rapidamente una forma di sopravvivenza, non è specializzato da questo punto di vista e, come dire, ha un vantaggio, che però è un vantaggio che si rivela in seguito, e cioè il pollice opponente, la statura eretta e lo sviluppo della scatola cranica, o cioè il suo rimpicciolimento in conseguenza anche della complessità maggiore del sistema neuronale, e questo che nasce da uno svantaggio iniziale diventa poi un vantaggio in una fase successiva. E l'altro tema, mi chiedevo, questo tema del carattere fetale dell'uomo, no? Questa tesi di Bolk sul fatto che l'uomo nasce feto e conserva la sua natura fetale, diciamo, anche quando diventa adulto, mentre invece l'animale raggiunge rapidamente lo stato adulto e da lì poi non si sgancia più. E appunto questo problema che il linguaggio, essendo l'interiorizzazione di qualcosa che è esterno e che fa fare, insomma, se ho capito bene, all'uomo un salto nella scala evolutiva, oltretutto dovremmo immaginare, perché per esempio gli permette due cose che tu hai detto che mi sembrano estremamente importanti: di pensare le relazioni. A me veniva in mente che questo è un tema della psicologia del Novecento, da William James, l'empirismo radicale è questo, no? Cioè che si ha un'esperienza anche delle relazioni e non solo dei termini, e questo è un problema di come lo si spiega. Appunto questo problema del fatto appunto che l'uomo è l'unico che si può porre una domanda sul valore di realtà delle sue percezioni, cioè come se, insomma, il genere in cui si situa la specie delle percezioni siano le allucinazioni, non il contrario come tendenzialmente noi pensiamo, cioè che le percezioni sono quelle reali e poi qualche volta ci capita di avere allucinazioni. Evidentemente, probabilmente è l'inverso, e appunto poi si tratta di riuscire a distinguere ciò che ci viene dall'interno da ciò che ci viene dall'esterno. Per cui tutti questi temi mi sembrano decisivi nel discorso, appunto, in cui Freud è piegato, oppure usato giustamente, perché d'altronde se lui stesso è colui che dice che si passa da una rappresentazione di cose a una rappresentazione di parole e questo segna, diciamo, il passaggio dal sistema inci al sistema cosciente, beh, questo ovviamente c'è una ragione forte per usare Freud all'interno di una prospettiva sulla filosofia del linguaggio. A questo punto vi pongo però una serie di problemi che mi hanno colpito. Tutto questo discorso, a parte diciamo, l'affermazione iniziale, cioè la psicologia individuale e la psicologia sociale sono la stessa cosa, non è possibile separarle, che è una citazione dall'attacco di Psicologia delle masse, analisi dell'io, poi in realtà il testo Psicologia delle masse, analisi dell'io scompare un pochino. Ovviamente ognuno si sceglie il proprio tragitto, perché tutte le altre citazioni sono da testi metapsicologici, l'inconscio soprattutto, l'introduzione alla psicoanalisi ed altri. Appunto, allora la domanda è, poi, a parte questa affermazione iniziale che Freud fa in Psicologia delle masse, analisi dell'io, sulla, diciamo, indistinzione fra psicologia sociale e analisi, e psicologia individuale, se ci sono altri elementi che sono importanti rispetto al tuo discorso dentro il testo Psicologia delle masse, analisi dell'io. E vengo a quello che è per me il problema che vorrei capire meglio. E cioè, tu hai detto, e io ti credo sulla parola,
che Vygotsky ha usato molto Freud. Se io sto alla lettura del capitolo introduttivo del testo che tu hai, diciamo, usato anche nel titolo, a cui ho dato uno sguardo, Freud viene francamente liquidato come uno psicologo idealista, che sembrerebbe almeno che non dovrebbe interessare uno psicologo che tende ad essere uno psicologo sociale e che vuole spiegare anche le facoltà individuali, la psichicità nel suo versante individuale con il riferimento sociale. Allora, intanto voglio sapere da te se questa è una lettura, chiaramente è una lettura parziale la mia, perché io non conosco Vygotsky, però se io devo stare a quello che leggo in un testo che tu stesso indichi come testo di riferimento, su Freud si dicono delle cose che sinceramente faccio fatica a riportare al discorso che tu hai fatto a partire da Freud. Ma la seconda questione che io vorrei porre, però, che mi sembra importante, è questa. Vygotsky ovviamente insiste sul fatto che una psicologia, come lui la intende, cioè una vera psicologia sociale, perché da quello che io capisco quella di Freud non sembrerebbe esserlo, è una psicologia che spiega anche la formazione psichica individuale e tutti, diciamo, i vissuti psichici a partire da quello che Vygotsky chiama le relazioni reali fra gli uomini. Ora, poiché io condivido lo scetticismo di Sergio sulla tradizione culturale comunista, specialmente in alcuni suoi aspetti, le relazioni reali fra gli uomini che cosa indicano nel linguaggio di uno psicologo che agisce nell'Unione Sovietica, che diventa un personaggio importante del pensiero della Russia sovietica, della ideologia anche sovietica? Queste relazioni sociali fra gli uomini non saranno le relazioni economiche, le relazioni che hanno a che fare con la produzione. A me pare che tutto l'aspetto libidico di Freud a Vygotsky faccia problema da questo punto di vista. Cioè, qual è il sociale che è in gioco in Vygotsky e in Freud? E soprattutto, e questa è l'ultima cosa che cerco di dire per stimolarti a cercare di approfondire questo punto, il linguaggio su cui tu insisti molto fino appunto all'estremo di Lacan, all'inconscio strutturato come un linguaggio, coincide col sociale o col sociale come lo intenderebbe Vygotsky? Io dubito molto che vi coincida. Ricordo una cosa che mi ha sempre colpito dalle prime volte che leggevo Lacan, che Lacan continuava a dire che nemmeno Stalin aveva potuto sostenere che il linguaggio fosse una sovrastruttura. Secondo Lacan, Stalin, in un libricino che aveva letto lui solo all'epoca, perché evidentemente all'epoca si leggeva anche Stalin, cosa che oggi sarebbe impossibile, sosteneva che il linguaggio in qualche modo non dipendesse dalle varianti storiche. Allora, se il linguaggio non dipende dalle variazioni socio-storiche, il linguaggio non coincide col sociale di Vygotsky, che presumo coincida invece con le variazioni storiche. Cioè, è vero che il sociale il linguaggio fonda una relazione, ma è la stessa relazione sociale, come lo si intende in un campo sociologico e come probabilmente lo intende la psicologia sociale in quanto tale. Perciò, quando tu dici come affermazione di principio che quello che è interpsichico in origine era e intrapsichico in origine interpsichico, cosa vuol dire? Che la formazione psicologica dipende dalle strutture sociali storicamente date? Allora, io credo che la psicoanalisi freudiana e quella lacaniana ancora di più vada in una direzione un po' diversa da questo tipo di impostazione, almeno questa è la mia impressione. Un'ultima cosa: questo tema che tutto all'inizio sia sociale, che l'individuo sia un prodotto, potrebbe essere smentito proprio da psicologia delle masse, analisi dell'io, perché c'è una cosa strana. Quando Freud spiega
facendo riferimento a Totem e Tabù, la formazione della massa primaria, cioè il dato, come dire, originario in cui si forma un principio di società. Questo dato primario è vero che implica la formazione della massa, ma la formazione della massa implica che ci sia un individuo col quale i componenti della massa si identificano. Cioè l'individuo non è il prodotto della relazione sociale. L'individuo, perlomeno se stiamo a questo momento della ricostruzione freudiana, perlomeno è contemporaneo alla formazione della massa, anzi ne è una condizione, perché se non c'è l'identificazione al capo, allora probabilmente non si può formare nemmeno la massa primaria. Allora questa questione, se io leggo bene Freud, come si concilia con il primato della relazione sociale o del rapporto interpsichico rispetto all'intrapsichico? Vabbè, credo di aver fatto una serie di obiezioni anche troppo pesanti e non ho apprezzato invece il tuo intervento, che era molto serio, molto bello e molto utile. Ok? Grazie, grazie Bruno. Non so, Felice, se vuoi rispondere già ora o se accumuliamo altro materiale dando la parola al secondo discussant. Facciamo così, no? Va bene. Allora, niente, Stefano Guerra, se sei pronto a intervenire, hai la parola. Sì, grazie. Io sono invece contento di poter trovare, forse, all'interno del discorso che ha fatto Cimatti, qualche elemento che ci possa portare a una riflessione critica in relazione al pensiero freudiano, nel senso che non è detto, è vero, partiamo da psicologia delle masse e analisi dell'io, però non è detto che questo testo non abbia dei punti di fragilità o delle contraddizioni, per cui ho fatto un percorso un po' diverso da quello che ha fatto Moroncini e ho cercato, appoggiandomi al discorso di Cimatti, di trovare qualche elemento che potesse andare oltre il discorso che ha fatto Freud. Come diceva Pietro nella presentazione, nella mia presentazione, io mi sono formato con Sandro Gindro e mi fa piacere constatare che all'interno di questi incontri che stiamo facendo di approfondimento e confronto sul testo freudiano, insomma, possiamo trovare degli elementi che, almeno secondo me, io ho già sentito all'interno delle riflessioni teoriche di Gindro, e noi allievi abbiamo cercato di mantenere, insomma, vivo questo pensiero critico, e diciamo mi fa piacere che possiamo continuare a sviluppare questo atteggiamento. E in modo particolare, partendo dalla prima cosa che insomma mi ha sollecitato, perché anch'io ho avuto modo di vedere in anticipo il PowerPoint di Cimatti, mi pare che la prima cosa che mi ha sollecitato questo suo lavoro è che sancisca in via definitiva, anche se non è stato detto, la fine definitiva del concetto di narcisismo primario. E mi spiego che perché. Sappiamo che il concetto di narcisismo ha subito un'evoluzione, non la faccio tanto lunga, in seguito alla proposta della nuova topica, perché l'investimento dell'io come oggetto della pulsione sessuale procede di pari passo, nella seconda topica, proprio con la costituzione dell'io come struttura psichica. Questa unità viene percepita come tale grazie all'immagine di sé che si costruisce su un modello identificativo in seguito al rapporto che il soggetto stabilisce con l'altro. Diciamo che le premesse di questo discorso si potevano già trovare nella intuizione di Abraham sul lutto, e che poi Freud ha ripreso in Lutto e Melanconia, e arrivano fino sicuramente al discorso di Lacan a proposito della fase dello specchio. E in questa visione il narcisismo quindi non è inteso come assenza di relazione intersoggettiva, ma invece come interiorizzazione proprio di una relazione intersoggettiva che non solo lo precede temporalmente, ma che ne sarebbe l'indispensabile premessa strutturale. Cioè non sarebbe possibile amare l'io
prima della sua stessa esistenza, ma la sua esistenza è derivata dalla sua costruzione, come abbiamo detto, sul modello dell'altro da sé, che avviene all'interno della relazione con lo stesso. Però in questo testo qui che noi stiamo studiando, proprio in psicologia della massa analisi dell'io, Freud, che ha già affrontato il discorso del narcisismo secondario, non rinuncia al concetto di narcisismo primario. Anzi, proprio in questo testo, lui ne ribadisce l'esistenza, facendo riferimento a uno stato di anarchia pulsionale, che potremmo dire pre-oggettuale o inoggettuale, in cui le pulsioni sarebbero totalmente autoerotiche e non ci sarebbe alcuna differenziazione tra l'io e l'es. E questo troverebbe la sua piena realizzazione nella vita intrauterina, di cui il sonno sarebbe un tentativo di riproduzione. Cito brevemente due righe di questa affermazione di Freud, che dice: è così che con la nascita abbiamo compiuto il passo dal narcisismo assolutamente autosufficiente alla percezione di un mondo esterno mutevole e agli inizi del rinvenimento dell'oggetto. E da ciò dipende il fatto che non sopportiamo durevolmente il nuovo stato, che periodicamente lo facciamo recedere, e torniamo durante il sonno al precedente stato di assenza di stimoli e di elusione dell'oggetto. Quindi, come spiegherà meglio in L'io e l'es successivamente, il narcisismo rivolto all'io, quello insomma che è il ritiro dall'investimento degli oggetti ed è parallelo alla costituzione dell'io, va definito narcisismo secondario, mentre questo di cui ha parlato, che precederebbe la relazione con l'ambiente, sarebbe il cosiddetto narcisismo primario. Allora, vabbè, a parte l'aporia che è già stata segnalata da diversi autori, che consiste nella inesplicabilità del passaggio da una monade ripiegata su se stessa a un individuo capace di percepire il mondo esterno, anche alla luce delle attuali conoscenze sulla neurofisiologia, la descrizione di un neonato incapace di percezioni del mondo esterno appare quantomeno ingenua, e soprattutto quella di una vita intrauterina, immaginata così, diciamo, priva di relazioni con l'esterno, è ancora più falsa. Allora, detto questo, mi sembra invece che la proposta, la spiegazione che ci ha dato Cimatti, mi pare che costringe il soggetto a collocarsi fin da subito nella relazione, non solo per inserire nella struttura del linguaggio se stesso e le sue pulsioni, ma perché in questo modo le pulsioni senza la lingua in cui possono essere dette non possono essere neanche rappresentate né pensate. E quindi anche in questo caso, questa è una cosa che su cui abbiamo riflettuto anche nell'incontro precedente, quello con Panattoni, che affrontava il medesimo discorso però dal punto di vista energetico, mi pare che anche qui la pulsione, la spinta, il movimento desiderante del tutto, e non è più originato all'interno del soggetto stesso e diretto verso l'oggetto, ma è determinato in sé dalla presenza dell'oggetto stesso, che lo fa nascere in mezzo ai due, in un contesto che li comprende entrambi e che abbiamo in qualche maniera, diciamo, anche assimilato a un campo gravitazionale, o che possiamo immaginare appunto come una struttura linguistica. Come si diceva prima, negli animali la mancanza di un linguaggio in cui esprimere la pulsione non esclude che possa sorgere un comportamento istintuale senza una rappresentazione psichica. Anzi, potremmo anche immaginare forse negli animali una dimensione immaginaria, non simbolica, ma comunque appunto sarà una dimensione contemporanea all'esperienza di realtà immanente e non antecedente né conseguente. È possibile anche che negli esseri umani ci sia un istinto autoconservativo anche prima che sorga l'amore di sé come conseguenza dell'amore per l'altro. Ma la questione è che questo istinto porterebbe ad agire sicuramente, e forse lo vedremo anche più avanti, proprio perché è un istinto, ma prima e indipendentemente dalla possibilità di essere rappresentato psichicamente. Allora, sparito il narcisismo primario, ci si deve chiedere se il narcisismo secondario possa essere
ancora considerato una regressione a una modalità di relazione preoggettuale o piuttosto non vada considerato come una conseguenza di una vicissitudine della relazione oggettuale stessa. Il richiamo al lutto e alla melanconia ci viene in aiuto ancora perché rappresenta una brillante intuizione che spiega non solo il percorso della libido dall'esterno all'interno, ma la sua trasformazione, come sappiamo, in aggressività, in desiderio distruttivo, provocato dall'abbandono dell'oggetto, dalla sua sparizione, dalla sua indipendenza, dalla volontà del soggetto, insomma, in ultima analisi, dalla frustrazione. La costruzione dell'io, quindi, non solo va di pari passo con l'introiezione dell'oggetto come modello identificativo, ma anche con la sua ricerca di proteggersi dalla frustrazione. È ancora Freud che in Io e Less dice: quando l'io assume i tratti dell'oggetto, si autoimpone, per così dire, a Less come oggetto d'amore e cerca di risarcirlo della perdita subita. Quindi il ritiro narcisistico è al tempo stesso un meccanismo di difesa dalla frustrazione e, come tutti i meccanismi di difesa, quando è eccessivo, invece di migliorare l'adattamento del soggetto alla realtà, lo rende rigidamente fragile. E un altro meccanismo di difesa provocato dalla frustrazione e dal pericolo è la rabbia distruttiva, altro meccanismo che può essere considerato autoconservativo, che però quando si rivolge all'oggetto introiettato diventa un percorso di elaborazione della frustrazione che si può irrigidire anch'esso in una difesa patologica. Rabbia e distruttività da un lato, chiusura e ripiegamento dall'altro. Sembrerebbe troppo facile fare riferimento a quella che per lo stesso periodo, nel 1920, Cannon aveva definito la reazione di attacco e fuga, come la chiamano i neurofisiologi. Quindi questa collocazione, in definitiva, della pulsione nella relazione mi pare molto interessante perché attraverso questo ragionamento ci fornisce una nuova prospettiva su Eros, ma potrebbe, alla luce di quanto detto, non escludere anche una diversa visione di Thanatos. Per rimanere nella metafora del campo in cui ci siamo immersi la volta scorsa, ancora più che del campo gravitazionale, con le sue forze soltanto attrattive, mi sembra che si possa parlare in modo più calzante di una metafora di un campo magnetico o elettrico, che prevede anche le forze repulsive, che sono direttamente proporzionali alla quantità di carica e inversamente proporzionali alla distanza. Ci si potrebbe chiedere a questo punto che cosa sia rimasto del dualismo pulsionale. Se tutto si spiega con le vicissitudini di un'unica spinta energetica del campo che agisce sui corpi in modo attrattivo o repulsivo. Ma a parte il fatto che nella psicanalisi contemporanea si può dire che il dualismo pulsionale, con la preeminenza della pulsione di morte e la sudditanza o la subalternità, se volete, di Eros alla stessa, con una certa, come dire, tristezza da parte mia, insomma, sia ormai tramontato da tempo e siamo ad una sorta di mortifera reductio ad unum, mi pare invece che il conflitto possa rimanere presente nella contrapposizione che resta valida tra il principio di piacere e il principio di realtà, ma soprattutto perché l'introiezione della risposta aggressiva, come dicevo prima, come propria del soggetto, anche se fosse originata un istante dopo la frustrazione, essendo la frustrazione ineluttabile, inevitabile, diventa anch'essa immediata e strutturante al pari della spinta erotica originaria. E concludo con un riferimento ancora più, diciamo, stretto al discorso della psicologia delle masse. Io già nelle settimane passate avevo posto la questione se la massa descritta da Freud in Massa e Psicologia possa rappresentare un tipo particolare di massa che risponde a precise esigenze degli individui che la costituiscono e non l'unica tipologia di massa possibile. Avevo detto che il mito cui Freud fa riferimento potremmo chiamarlo il suo mito e spiega i fatti coerentemente con la sua visione della costruzione della realtà psichica. E che in questa massa, in questo tipo di massa, mi sembrava che le difese che la massa mette in atto siano delle difese particolarmente arcaiche, come la proiezione, l'introiezione dell'oggetto
e la scissione. E mi sembra che questi movimenti, diciamo, sono quelli che poi ci ricordano di più delle posizioni di tipo narcisistico. Andando avanti su questo filone, alla luce di questa prospettiva che descrive la maturazione del soggetto nella relazione interpsichica e nel suo rispecchiamento in quella intrapsichica, mi verrebbe in mente che il rispecchiamento in questione non sia soltanto quello del soggetto nell'oggetto in cui si identifica, costituendosi in tal modo su di un modello, ma sia anche il rispecchiamento che il soggetto genitore opera sull'oggetto bambino, rimandandogli un'immagine, come si dice, coerente e coesa. L'insufficienza di questo verso del rispecchiamento determina quello che Kohut ha individuato come quello che lui ha chiamato il disturbo primario, il difetto del sé e degli oggetti sé, cioè una sorta di costruzione mal riuscita della propria immagine da parte del soggetto. Lo stesso Kohut ha chiamato il bambino in questo caso insufficientemente rispecchiato. Allora mi sembra che se questo fosse vero, se questa massa e questo tipo di massa è una massa patologica, mi sembra che questa massa patologica dia spazio e respiro proprio a disturbi di questo tipo. E la difficoltà ad avere accesso ai propri contenuti intrapsichici mi sembra un fattore predisponente per diventare un componente integrato di masse siffatte. Mentre al contrario una certa frequentazione della propria vita interiore potrebbe rappresentare un ostacolo a una tale adesione acritica. Per dirla col parametro che abbiamo utilizzato in prevalenza nella sessione odierna, nella massa freudiana l'incompleta o difettosa trasformazione dell'interpsichico in intrapsichico produce soggetti che con grande facilità sono pronti a ritrasformare l'intrapsichico in interpsichico, vomitando all'esterno tutti i contenuti incorporati ma mal digeriti. Quindi chiedo alla fine al professor Cimatti se potrebbe essere, insomma, che in questa, quale potrebbe essere, insomma, se fosse vera questa ipotesi, quale potrebbe essere una strategia per rafforzare il passaggio dall'interpsichico all'intrapsichico ed evitare questo ribaltamento. Grazie. Bene, grazie a Stefano Guerra. Chissà perché io ti ho dato il secondo posto, perché ho detto Bruno, Stefano, ho messo in ordine alfabetico i nomi e non i cognomi, ma comunque ci siamo intesi. E sono molti contributi molto importanti, leggo anche nella chat alcune domande che poi tutti potrete leggere, poi vi diamo anche spazio. Vorrei subito cedere la parola a Felice per vedere se per cominciare a rispondere intanto, o comunque a intervenire ancora su quello che è stato detto. Allora, intanto grazie sia alle domande, sia all'intervento di Bruno che di Stefano. Stefano, tra l'altro, mi ha sentito nominare Gindro. Quando facevo l'università io andavo a sentire i seminari di Gindro lì al convento occupato che stava al Colosseo, se non ricordo male, o sbaglio. Era lì che li faceva. Stiamo parlando di un'altra metà. Allora, partire proprio da alcune delle sollecitazioni che ora poneva Stefano Guerra, che metteva un po' in tensione, appunto, questa è una cosa che per me è piuttosto interessante, come se ci fossero due Freud possibili. C'è un Freud, diciamo, della relazione, e c'è un Freud, invece, diciamo, dell'individuo originario. C'è un Freud, appunto, che mette al primo posto il rapporto con l'altro, ed è quello che chiaramente ho esasperato in questo mio intervento, e c'è invece un Freud che segue l'altra linea, la linea più, diciamo, diciamo così, non sono termini tecnici, ma per capirsi in questa discussione, diciamo, c'è un Freud originariamente internalista e c'è un Freud esternalista. Chiaramente a me interessa il Freud esternalista, quello che pone all'inizio la relazione. E l'immagine del campo è proprio un'immagine, secondo me, molto, molto proficua, perché il campo, appunto, le entità che fanno parte del campo si formano solo a partire dall'esistenza del campo, non preesistono alla formazione. Da questo punto di vista, no, l'immagine del bambino, l'immagine di Kohut del bambino insufficientemente rispecchiato, la possiamo riprendere, riformulare con i termini di un altro
psicoanalista, diciamo, che privilegia la relazione sull'interno, Bion sarebbe un bambino che, o una bambina i cui elementi non sono stati digeriti dall'altro, dall'adulto. Quindi vengono, diciamo così, rimangono appunto indigesti. Quindi qui, intanto, mettersi d'accordo su qual è il Freud che ci interessa. Per quanto mi riguarda, a me il Freud che mi interessa è questo per la relazione. L'altro Freud, ad esempio, il Freud Titolatami Tabù, confesso che non riesco a leggerlo quel libro, per me non è lì che trovo il Freud che mi interessa di più. In particolare questo vale rispetto a una precisazione che mi ha chiesto Stefano Guerra, che ora provo a riformulare anche qui in modo molto brutale. La pulsione. Che cosa diavolo è la pulsione? Io almeno per capirlo, quando provo a capire che cosa diavolo è la pulsione, sappiamo quanto è complicato anche proprio dal punto di vista linguistico questa parola. Per me pulsione vuol dire istinto più altro, più l'influsso che ha l'altro, essenzialmente la parola dell'altro, e quindi prende questo elemento originario, se vogliamo. Poniamo che l'istinto sia originario, che all'inizio ci sia veramente qualche cosa come degli istinti negli animali umani, e come, questa è una cosa che chiedeva prima Bruno Moroncini, per chi lo sa c'è stato un dibattito piuttosto acceso se gli animali umani abbiano o non abbiano istinti. C'è la tesi che sostiene che non hanno istinti, appunto la tesi dell'antropologia filosofica, però c'è tutta una tesi contraria, quella etologica, che dice non è vero. Non entriamo in questa distinzione, però diciamo, se ci sono istinti, tendenzialmente presumo che ci siano istinti nella specie umana, siamo mammiferi, siamo animali come tanti altri animali, perché non dovremmo avere anche noi degli istinti? Il punto è che l'istinto viene rappresentato all'animale che ha quell'istinto. Ora capiamo, e questa è la pulsione. L'istinto è la rappresentazione la pulsione è una rappresentazione di un istinto. Nel momento in cui un animale si rappresenta un istinto, è chiaro che quello non è più un istinto. Diventa in qualche modo un oggetto di riflessione. Poniamo che esista, no, qualunque istinto vogliamo, nel momento in cui è possibile rappresentarselo, noi non coincidiamo più con l'istinto. Questo vuol dire pulsione, non coincidere con l'istinto. E quindi possiamo fare qualcosa eventualmente di quella pulsione. Mi chiedeva Stefano Guerra, che cosa si può fare? Questa è una domanda più clinica a cui chiaramente non so rispondere. Certo, se uno pensa alla psicanalisi, la psicanalisi che cos'è in fondo, se non la riproposizione in un ambiente controllato di un processo che evidentemente non è andato a buon fine, il processo attraverso cui un animale dotato di istinti diventa un animale dotato di pulsioni. In fondo uno potrebbe leggere, interpretare il processo psicanalitico come una rimessa in atto di un tentativo di umanizzazione che ha come obiettivo quello appunto di permettere il passaggio da un vivente, da uno strano vivente, che è un vivente dotato di parola, che tuttavia ha ancora uno psichismo animale, nel senso appunto che non riesce a distinguere, vive nell'indistinzione tra, quindi come se non avesse ancora compreso che c'è sempre la possibilità che quello che sente è un'allucinazione e non è effettivamente qualcosa che sta di fuori di lui. Se possiamo dire, è umano quell'animale che si pone la domanda che cosa sto vedendo? Qualcosa che è fuori di me o qualcosa che sta dentro di me? Una proiezione o una introiezione? Se umano è questo animale, la psicanalisi dovrebbe essere, mi sembra, la rimessa in campo di una situazione, in un ambiente controllato, in cui si ricostruisce questa situazione. Quindi qualcuno può chiedersi, appunto, sei te che provi questo, e l'altro che lo prova, viene da te, è un'allucinazione. Veniamo a Vygotsky, alla domanda che faceva Bruno Moroncini. Intanto ricordiamo che Vygotsky non poteva parlare bene di Freud, perché altrimenti l'avrebbero ammazzato. Freud era Vygotsky
muore appena in tempo, muore di tubercolosi molto giovane. Se non fosse morto, probabilmente sarebbe... Questo l'avevo pensato, mi era venuto in mente che una possibilità fosse questa, per cui va bene. E, ad esempio, non so se ti interessa, sono stati pubblicati ora in inglese da poco, un paio d'anni, i suoi quaderni, e i suoi quaderni sono pieni di riferimenti freudiani, siccome li leggeva solo lui, poteva permetterselo. Okay. Allora, però rimane il punto, la dimensione libidica, c'è un altro libro di Freud, di Vygotsky, molto interessante, che non ha pubblicato, perché è morto molto giovane, è un libro in cui lui cerca di sviluppare una teoria delle emozioni, è tradotto anche in italiano, e una teoria delle emozioni che lui prende a partire da Spinoza. C'è tutta la dimensione libidica di cui tu chiedevi, e anche qui lui cerca di far stare insieme, diciamo così, l'influsso esterno con quello interno. Poi la risposta l'ho provato a dare ora alla domanda che faceva prima Stefano Giorga. Quindi la dimensione libidica c'è, ma è sempre una dimensione libidica, diciamo, attraverso il prisma della relazione con l'altro. Cioè non c'è mai un momento in cui c'è qualche cosa di originariamente interno. Questo ha molto a che fare con la faccenda, no, delle due pulsioni, di morte e di vita. A me questo dualismo non ha mai ben convinto, perché non ho mai ben capito che diavolo è la pulsione di morte, se non appunto, se usiamo l'immagine della... del campo, allora lì diventa un po' meno oscura, oppure diventa oscura in un modo diverso, forse diventa oscura, diciamo, diversamente oscura. Se all'inizio c'è la relazione non è buona o cattiva, la relazione è una relazione. E la relazione però può assumere vari, diciamo, a dei gradienti, a delle intensità, a dei movimenti. E quindi potremmo immaginare che la pulsione di morte è un particolare vettore all'interno di una originaria. Quella che Freud chiama Eros, potremmo dire, Eros cos'è? È la relazione, e in particolare una relazione che, se vale il discorso che abbiamo fatto finora, è essenzialmente una relazione che nel caso della specie umana è una relazione impregnata del linguaggio. Questa relazione può... Quindi ci sono due modi di intendere Eros. Eros con il segno più, Eros con il segno meno. Se Eros vuol dire relazione, vuol dire campo. Eros con il segno più è quella per cui la relazione poi crea legame, istituisce, ma c'è anche Eros col segno meno, per cui la relazione che rompe, tutto ciò che è unito può essere spaccato. C'è un'unica pulsione, c'è un unico campo pulsionale con questi due vettori. Però appunto qui è una battuta psicoanalisi. Anche qui riprendo una parte della risposta alla sollecitazione che faceva prima Stefano Guerra. È chiaro che parlo di altro Freud rispetto a quello di psicologia delle masse, analisi dell'io, perché a me interessa sempre il Freud relazionale. Ho cercato un giro fra Freud e il Freud che privilegia questo aspetto della relazione con l'altro e lo rende costitutivo. Ma cosa vuol dire relazione con l'altro? Ecco, qui c'è l'aspetto lacaniano che mi interessa. Se noi mettiamo insieme tutto quello che ci unisce agli altri animali, tutto ci unisce agli animali, l'attaccamento, le carezze, il corpo, tutto quello che vogliamo, sostanzialmente siamo mammiferi, non ci sono tante differenze da questo punto. Quello che ci differenzia è il fatto che noi parliamo. E il noi parliamo non è qualche cosa di secondario, questo mi sembra il punto decisivo lacaniano. Per quanto mi riguarda, Lacan mi interessa perché è quello che con maggiore radicalità ha pensato, ha provato a pensare quali sono le conseguenze del fatto che noi parliamo. E diciamola così, messa proprio semplice, il fatto che noi parliamo cambia tutto quello che c'era prima. Tutto, tutto, completamente. Stravolge tutto quello che c'era prima. Allora, se stravolge tutto, e in che modo lo stravolge? Lo stravolge per quella variazione che dicevamo prima, perché permette a un animale, altrimenti a quello che altrimenti è un animale come qualunque altro mammifero, per certi aspetti anche dotato di capacità cognitive, diciamo, meno sviluppate di quelle di altri animali, permette a un animale, come qualunque altro animale, di non soltanto essere nel campo della vita, come capita a qualunque altro animale, ma anche di pensarsi nel campo della vita, di rappresentarsi come qualcuno che è nel campo della vita. E questo vuol dire non essere più nel campo della vita. In fondo, che cosa... Uno si chiede, ma perché gli umani sono questo strano individuo, no? Questo strano essere
che ha bisogno di andare in analisi. Uno potrebbe anche chiedersi, proprio da un punto di vista biologico, ma perché gli animali non vanno in analisi? E non hanno bisogno di andare in analisi. Se non gli animali che stanno con noi, naturalmente. Gli animali che stanno con gli umani hanno bisogno di andare da un psicoterapeuta, ma perché li abbiamo infettati con la nostra psichicità, che è tutto impegnato di un animale. Gli animali umani hanno bisogno di andare in analisi perché esattamente il fatto che il linguaggio li abbia infestati li ha tagliati dal rapporto con il mondo, li ha isolati dal mondo, li ha resi questa entità fantasmatica che è l'io, e io vuol dire sostanzialmente sei qualcos'altro rispetto al mondo. È una cosa che Lacan insiste, cui tante volte insiste, l'unico animale che ha un corpo è l'umano. Se ci pensiamo, una formula tremendamente, veramente crudele, avere un corpo vuol dire, ad esempio, no, un modo per dire, è l'unico animale che sa che muore. Perché avere un corpo vuol dire posso non averlo, vuol dire cioè morire. La morte colpisce tutti, ma l'unico animale che muore sapendo di morire è l'umano. Allora, qui vediamo cosa può voler dire, no, quel campo unitario funzionale che poi ha un più e un meno, ha un maggiore o un minore. Questo mi interessa, per questo ho tanto insistito sull'aspetto linguistico, perché l'aspetto linguistico è l'unica caratteristica che veramente noi non condividiamo con gli altri animali. E più in particolare l'aspetto linguistico, qui per essere un po' precisi, non è semplicemente l'aspetto comunicativo, che anche questo invece condividiamo con tutti gli altri animali, ma è proprio quella dimensione di permetterci di pensare con il nostro apparato comunicativo. Un'ape non pensa con il suo sistema di comunicazione, pensa e poi comunica in qualche modo. L'umano pensa attraverso il suo apparato comunicativo. Questa è proprio la formulazione vygotskiana, quello che lui chiama pensiero verbale. Ma per quello che vi ho presentato, almeno un Freud sarebbe d'accordo. Per Freud che dice che il pensiero cosciente è rappresentazione di cose, più rappresentazione di parola, mi sembra che sostanzialmente dica questa cosa qui. Cioè che il pensiero verbale è rappresentazione di cosa più rappresentazione di parola. Ultimo punto, qualche cosa invece, questa cosa che diceva Bruno, non me la ricordavo, ma la trovo molto vera, Lacan che dice l'origine, la spiegazione migliore dell'origine del linguaggio è divina, mi sembra, direi, quasi scientificamente vera. Io Bruno me la sono un po' cercata di letteratura, un po' la frequento, un po' ogni tanto frequento la letteratura sull'origine del linguaggio, ed è una letteratura delirante, letteralmente delirante, perché prendono una capacità, quella che ti pare, che ne so, accendere il fuoco, grattarsi, e dicono questa è l'origine del linguaggio. Chiaramente è una spiegazione che non è meglio o peggio di quella divina. Dire che la spiegazione, che l'origine del linguaggio è divina, non vuol dire che l'ha creata Dio, vuol dire che non ne sappiamo niente. Il linguaggio c'è, funziona. Uno che non dice così, ma secondo me lo dice, lo pensa, Chomsky dice, che è l'altro grande, diciamo, teorico del linguaggio del Novecento, dice il linguaggio è nato d'un botto, tutto insieme, anche questa è una popolazione divina, c'è stata una mutazione che ha cambiato i cablaggi del cervello e a un certo punto gli umani hanno cominciato a parlare. Come dire, un giorno Dio mi ha detto parla e io ho parlato. Cambia il cablaggio, sì, lui non userà le parole, quindi come sempre Lacan dice la cosa più precisa, sembrando paradossalmente di dire una cosa più lontana, però questo è interessante rispetto al problema, cosa ne è dell'umano al di fuori di questa entità, di questa facoltà del parlare? E letteralmente non ne abbiamo idea, non lo sappiamo, non possiamo neanche immaginare che cosa possa essere una vita umana non mediata dal linguaggio. Per tornare alla fotografia finale con cui chiudevo il mio intervento, perché chiuso con Lacan? Perché Lacan, lo sappiamo, a un certo punto non si occupa quasi più di niente, a parte che smette di parlare, e già questo ci dice qualche cosa, fa i nodi, fa i disegni, ma poi Lacan ci dice che cos'è il reale. Il reale vuol dire come fa un animale che non riesce a distinguere fra illusione e realtà avere rapporto con il reale? Per questo è così importante, no, la figura. Pietro, quando vorrei fare porre una domanda. D'accordo. Ponila. Ponila subito. Certo.
Riprendendo anche quello che diceva Moroncini, Felice, perché il riferimento, ho letto anche il tuo libro sul sacro, eccetera, a questa apertura alla possibilità data dal linguaggio, quindi questa possibilità di, che si dà nel momento in cui il linguaggio consente questa, come dire, questo staccarsi dall'immediatezza dell'istinto. Però mi sembrava che ci fosse sostanzialmente una spiegazione, che è quella di Galen, a cui faceva appunto riferimento Moroncini, che diceva, vabbè, siccome l'essere umano c'è un istinto che funziona male e quindi ha un eccesso di percezione del mondo sostanzialmente, lui fa l'esempio dell'aquila, che vede benissimo gli oggetti in velocità ma non vede quelli fermi, quindi è un meccanismo perfetto, cioè, ma mentre l'uomo vede tante cose, ha questa possibilità, e quindi è questo eccesso di mondo che gli si presenta a causa di questo meccanismo istintuale malfunzionante, che però lo rende capace di vivere al polo nord o all'equatore, cosa che non è possibile a nessun altro, da quanto ne sappia io, un'altra specie animale. Allora, è questa dimensione, come dire, di imperfezione, che poi può essere la castrazione ontologica lacaniana, ma è come se ci fosse un dato, come dire, nella natura della macchina umana. Poi il linguaggio può darsi che, come dire, diventi servile a questa imperfezione, rendendo poi l'essere umano capace delle performance che è. L'altro aspetto che volevo chiedere, perché mi sembrava fosse un po' in linea, però non ho capito bene, no, due cose rapidissime, ancora, sono proprio rapido. Uno, ma i processi di acculturazione sono anche quelli che si trovano in tante specie animali, anche non attraverso il linguaggio, cioè anche il lupo nel branco rinuncia all'accesso alla femmina per un processo di introiezione della norma. Anche il lupo c'ha un superio in qualche modo, immagino, penso, si può dire così, non lo so, chiedo. Ultimissimo punto è questo: in fin dei conti questo processo, mi chiedo se trovi una corrispondenza, questo processo di passaggio dall'interpsichico all'intrapsichico, trovo molto bella anche l'immagine di Stefano che poi viene rivomitato perché mal digerito, potrebbe collegarsi al concetto di mentalizzazione, così come oggi si utilizza in termini nel mondo psicanalitico, da Fonaghi a Giron ad altri, cioè questa idea appunto di un adeguato processo di gli fa accesso alle funzioni psichiche superiori delle norme acquisite, più o meno, detto in maniera molto brutale. Grazie. Sì, c'è allora, anche un'altra. Sì, facciamo velocemente così se c'è qualche altra domanda. Galen, secondo me Galen si inventa un'antropologia che non è giustificata da un punto di vista biologico. Se siamo mammiferi come gli altri mammiferi, per quale ragione dovremmo avere questa sovrappiù di istinti? Io invece rovescerei il meccanismo. La nostra percezione è confusa e disturbata dal fatto, come diceva Freud, che insieme alla percezione di cosa, della rappresentazione di cosa, abbiamo la rappresentazione di parola. E la rappresentazione di parola fa esplodere quello che vediamo in una molteplicità di sensi possibili. Quindi rovescerei il meccanismo. Non è che noi abbiamo un corpo, diciamo così, incontrollato perché siamo mammiferi strani. Diventiamo mammiferi strani perché il nostro corpo viene infestato dalle parole del linguaggio, dal dispositivo del linguaggio. Il secondo punto, non so se si può parlare di norma degli animali non umani, perché norma non vuol dire semplicemente che io mi comporto in un certo modo. Esiste la norma se io so che posso non rispettare la norma. Ora mi chiedo se un lupo sa di rispettare o non rispettare, ammesso che un lupo rispetti una norma. E ancora una volta la differenza che ponevamo prima tra istinto e pulsione. Il punto non è come ci si comporta,
ma il punto è che l'umano è quell'animale che può accedere al fatto che si comporta in un modo o nell'altro. E a quel punto c'è la norma, altrimenti un comportamento di qualche tipo regolato non basta. Però scusa Felice, tu parli di infestazione, no? Sì? Parli di infestazione. Infestazione, sì. Questa parola mi fa immediatamente andare al concetto di una caduta della barriera fra interno e esterno, nel senso che a un certo punto questa infestazione come viene percepita? Cioè noi siamo infestati da una serie di cose, il nostro inconscio, cioè credo che la differenza tra inter ed intrapsichico corrisponda a una visione del mondo, ma non sia psicanalitica, corrisponda a un'applicazione di concetti che ha una sua logica, ma non possa sovrapporsi automaticamente al discorso che nasce con Mass and Psychology, perché Mass and Psychology ci dice proprio il contrario dell'esistenza di una separatezza fra inter ed intrapsichico, ci dice che esiste un sistema in cui i soggetti fanno la massa e la massa fa i soggetti, in un rapporto che continua, non c'è una stazione finale del prodotto terminato, una prodotto iniziale. Il soggetto, come tu sai benissimo, si costituisce, è un atto e quindi come tale si può consumare, si rinnova sempre. Non c'è un intrapsichico come punto d'arrivo rispetto a un interpsichico come punto originario. È una teoria interessante e che ha la sua ragion d'essere per certi versi, ma confligge in qualche maniera con la psicanalisi, proprio anche a partire dal fatto che l'evidenza dei nostri discorsi ci porta a considerare queste cose. Tra l'altro lo segnalava anche, non so se poi vorrà prendere la parola, anche Sergio Benvenuto, che diceva che proprio la cosa che salta nel discorso di Freud è la differenza fra interno ed esterno. Ma c'è un altro... Lo dico nella chat. Lo dice nella chat. Non so se lo voleva dire anche a voce. C'è una richiesta di intervento. Se è possibile. Ecco, sì. Diamo prima la parola ad Arturo, che ha chiesto la parola prima. Grazie, sì. Prego, Casoni, Arturo Casoni. Eccoci. Mi sentite, vero? Sì. Sì, sì. Allora, apprezzavo molto questo dibattito introdotto da Felice Scimatti a proposito dell'interpsichico, intersoggettivo, di una psicoanalisi interpsichica o intrapsichica. La riflessione che mi veniva nasce da una mia visione proprio della storia del movimento psicoanalitico, da Freud in avanti fino ai nostri giorni. E nella mia prospettiva, nella mia lettura, dando per scontato che di Freud ne esistono tantissimi, questo ce l'ha segnalato Bruno Moroncini nel commento all'introduzione di Scimatti, ognuno di noi c'ha il suo Freud dentro la testa e sappiamo bene che non è facilissimo condividere il proprio Freud con il Freud degli altri, così come ognuno di noi c'ha il proprio Lacan, eccetera, eccetera. Allora, a me piaceva questa sorta di provocazione che emergeva dalla proposta di Scimatti di enfatizzare l'aspetto intersoggettivo, interpsichico della costituzione dell'umano che viene da Freud, quindi un Freud in qualche modo relazionale. So di dire una bestemmia quando dico che considero Sigmund Freud uno psicoanalista della relazione oggettuale, è una connotazione molto precisa, relazione oggettuale, di un orticello specifico della psicoanalisi. Ma per esagerare nella provocazione, io considero anche Jacques Lacan un relazionale, tant'è che ci parla di linguaggio, ossia l'inconscio si situa a metà tra il soggetto e l'altro, nella mia terminologia tra io e tu. Allora l'inconscio sta a metà, non sta né dentro né fuori, sta a metà, sta nell'interzona di quello che è stato definito il campo energetico della relazione. In questo senso a me verrebbe di leggere anche Jacques Lacan, il lacanismo, come una psicanalisi della relazione.
Ho finito. Bene, ci sono altre due domande, due richieste di interventi. Per ora do la parola a chi l'ha chiesta prima, cioè Sergio, benvenuto, poi dopo... Scusa, fammi rispondere, sennò troppa roba troppo insieme. Ah, vuoi rispondere? Sì, sì. Un'altra domanda, Sergio l'ha posta, anche te l'hai detto, no, questa cosa? Sì, sì, sì. Allora, esattamente quello che volevo dire io, cioè tutti non ci siamo capiti. Dire che la psicologia sociale, la psicologia individuale e psicologia sociale va nella direzione dell'indistinzione tra queste due. E non a caso ho finito con Lacan. Il punto era come si costruisce qualche cosa che poi è propriamente, non soltanto diciamo, dell'indistinzione tra i due. Quello mi interessava. Era il punto che mi curiosiva, che credo punto che mi interessava. E che poi il processo intrapsichico è chiaro che non finisce mai. Non è che uno diventa umano. È un processo, e a maggior ragione, come diceva ora l'ultima domanda, l'ultima osservazione, partiamo dall'idea della relazione. La relazione non smette mai. Sono del tutto d'accordo che Lacan è il campione della psicanalisi della relazione, proprio perché non c'è un punto in cui lui non sostenga questa tesi. E peraltro, l'inconscio, sì, possiamo mettere, quando dice che l'inconscio è strutturato come linguaggio, sta dicendo che l'inconscio non sta nella testa della gente, quello sta dicendo sostanzialmente. Dove sta allora l'inconscio? Sta per aria? Chiaramente sta nella relazione con l'altro. Cioè, essenzialmente sta in questa roba complicata che è la lingua. Allora, da questo punto di vista, da questo punto è un po'... a me sembra che l'obiettivo sia costruire qualcosa di individuale, non assumerlo. Per quello anche la domanda che l'osservazione faceva Stefano Guerra sembrava andare in questa direzione, perché se partiamo dalla relazione, il problema che si pone è va bene, ma quando mai si arriva poi in qualche modo a qualche elemento che non sia soltanto relazionale? Un nucleo di identità che non sia soltanto il frutto dell'interiorizzazione della relazione con l'altro? E, era questo che volevo precisare rispetto agli altri. Poi sentiamo Sergio e anche gli altri. Sì, devo dire a tutti domande flash, brevissime, perché ci sono altre richieste, due dopo quella di Sergio. Vai Sergio. Sì, appunto, sono questioni enormi, ci vorrebbero ore per cui essere appunto detto in flash. Io non sono convinto che siamo costretti a decidere fra un fronte internalista e un fronte esternalista. Sarebbe come dire chiedersi di una cosa se a sinistra o a destra. È chiaro che è una cosa che questa bottiglia è a sinistra o a destra a seconda di dove io sto. E credo che tutta la costruzione complessissima di Freud è impegnata sul fatto che l'interno e l'esterno si scambiano continuamente le parti. Per cui io ho interpretato, perché sto scrivendo su questo, lo stesso titolo di questo saggio, Basse psicologie e analisi in fondo che cosa significa? Si può interpretare questo titolo in vari modi. Io lo interpreto nel senso che la psicologia delle masse è la psicologia, anche individuale. La psicologia individuale è sempre psicologia delle masse, come dice a un certo punto Freud, se non che poi avviene mitigamente il parricidio, no? E il parricidio è che entriamo nell'analisi dell'io, cioè il soggetto di emancipazione dalla psicologia, che è sempre allo stesso tempo psicologia delle masse e psicologia dell'individuo. Perciò l'opposizione, la vera opposizione, non è fra interno e esterno, è l'opposizione fra psicologia e psicanalisi. Certo. Ok, niente, poi... dire che sono d'accordo, dopodiché passo la parola. Scusa, un altro piccolo aspetto. Dai, velocissimo. Ho molto apprezzato, diciamo così, la ricostruzione di Felice, però forse avrei garito anche un suo confronto con la teoria oggi più accettata nel mondo della linguistica, cioè quella di Chomsky, che descrive appunto il linguaggio, e quella lì, non dico che sia quella vera, però è quella oggi più, diciamo così, shared, diciamo così, condivisa, per cui il linguaggio è un organo innato, da qui il suo recupero del cartesianismo, Port Royal, eccetera, quindi è qualcosa di interno, però ci vuole sempre una lingua esterna che attivi quest'organo, per cui il linguaggio è inscindibilmente sempre interno, è un organo come tutti gli altri, anche se è un organo mentale, ma è anche esterno perché è bisogno sempre di una lingua che ti viene insegnata perché la competenza linguistica si attivi.
Vediamo di riservare un attimo poi di spazio anche a Felice per una replica. Velocissima, Romina Di Giambattista e poi Giovanni De Rezzi. Sì, eccomi, perdonatemi, ma sono passata da un iPad al telefono perché era caduta la linea, quindi ho perso un pezzo. Non so se ricordo bene, perché forse è una cosa che devo andarmi a rivedere. Allora, partendo dalla domanda del professor Cimatti, con cui ci ha lasciato citando Lacan, dice: la mente umana si sviluppa nei processi sociali, cosa c'è all'interno? Forse all'interno ci sono i bisogni biologici, e mi aggancio a quello che diceva Sergio, e qui ho qualche dubbio, mi aiuterete, sicuramente siete più esperti, più conoscete più cose di me. Quando Freud fa riferimento alla necessità dell'altro, dell'interazione con l'altro per abbassare la tensione emotiva, parla di straniero, che anch'io ho sempre tradotto come la madre. Ma dobbiamo fare riferimento forse all'esperienza di vita di Freud, no? Freud ha avuto una madre che ha sposato un padre, il padre di Freud, per punizione. Quindi forse questa sua ambivalenza tra considerare la realtà esterna e poi ad un certo punto lasciarla come psicologia delle masse, piuttosto insomma che in altri suoi scritti, è dovuta a questo suo vissuto. E un altro gioco di questo tipo, dove avrebbe dovuto considerare la realtà esterna, lo ha fatto rispetto al caso di Dora, cioè non ha affatto considerato che cosa provava Dora quando, no, nell'avvicinamento ad un adulto con un pene eretto, cosa avrebbe potuto provare Dora, no? Si è concentrato piuttosto su cosa Dora avesse suscitato, no, negli altri. E mi fermo perché potremmo dilungarci. Ecco, infatti, grazie anche per la brevità. Giovanni De Renzi. Dicevo, forse è un problema di linguaggio, serve, ci aiuta ad intenderci, molto spesso anche a fraintenderci. Siamo sempre andati intorno a questa questione dell'inter e dell'intrapsichico, ci vorrei tornare un attimo. Felice Cinatti è partito dicendo: Freud dice l'interpsichico e l'intrapsichico sono interagenti fra di loro. Poi ha aggiunto Vygotsky, radicalizza questo pensiero e dice l'interpsichico viene prima, successivamente interiorizzato viene l'intrapsichico. Ecco, penso che quello inizialmente è quello che crea problemi. E ovviamente una pseudo temporalità è anche una pseudo causalità. Se noi dissimo davvero per scontato che c'è inizialmente l'interpsichico che dà origine all'intrapsichico, di fatto daremmo all'intrapsichico una condizione quasi paradossale di qualche cosa che sta in nuce, in attesa di esistere, ma non può esistere se non è in grado di ricevere quell'intrusione dall'esterno che l'ingresso del linguaggio, quasi come una cera molle, quasi come se fosse appunto un'organizzazione esclusivamente recettiva o passiva, un apprendimento. Io penso che appunto oltre a questa condizione ci sia invece un'attesa, un'apprensione, un'aspettativa da parte di questo intrapsichico che è in attesa di diventare tale esattamente perché interviene il linguaggio. Ecco, forse si tratta soltanto di una banalità, ma dare a questo intra, che ancora non esiste, tuttavia una sorta di pulsione o di spinta a ricevere ciò che gli verrà dall'esterno, restituisce un minimo di consistenza a qualche cosa che altrimenti dovrebbe riceverla tutta dal di fuori, e se non ci fosse nulla dal di fuori nulla gli potrebbe venire. Grazie Gianni. Bene, io non so se i due discussant vogliono aggiungere qualcosa, abbiamo i minuti proprio contatissimi, e diversamente darei la parola a Felice per una risposta nei limiti del tempo resi possibile dal tempo. Guarda, al volo metto insieme quest'ultima domanda che okay. Quella che ha fatto Sergio sulla linguistica, su Chomsky. Il caso di Chomsky è interessante perché Chomsky, questo è come una persona un po' particolare, a un certo punto dice: immaginiamo un essere umano, un solo umano che viva nel mondo, nell'universo, avrebbe il linguaggio, perché appunto è un totale innatista, un totale. Però io la penso più come diceva più avanti Sergio, cioè. E un po' mettendo insieme con la domanda che faceva ora l'ultimo intervenuto. È chiaro che il bambino si aspetta che qualcuno gli parli, si aspetta di essere accolto. Questo vuol dire, no? È lì pronto. Se io mi metto a parlare con una lucertola, la lucertola non imparerà mai a parlare. Il bambino come riceve il particolare di relazione
produce, risponde, quindi è vero che si aspetta, è lì che così come per mettere in movimento la macchina, il dispositivo cerebrale del linguaggio, occorre che il bambino sia esposto ad una lingua. Il punto però che sottolineo, il bambino non credo che prima dell'esposizione alla lingua sia passivo, sia inerte, non credo affatto, soltanto io insisto, quello che c'è prima di questa relazione con l'altro viene completamente modificato dall'arrivo della relazione con l'altro. E quindi qualunque sia la costituzione biologica dell'animale umano precedente a questa relazione così potente, così infestante, dicevamo, con l'altro viene completamente modificata. Ci sono altre domande qua nella chat, ma non so se, non credo che ci sia il tempo per rispondere. Posso dire tre cose velocissime, Pietro? Tre cose velocissime. Velocissime. Allora, ecco. Una subito a De Renzis, sono d'accordo con lui, ma secondo me il modello del campo ci aiuta anche da questo punto di vista, perché è chiaro che se non c'è, immaginiamo appunto il campo elettromagnetico, se non c'è una carica nelle due entità del campo, nei due punti del campo, non c'è l'azione su queste due cariche, ma la carica da sola non ha nessun effetto, insomma, quindi è l'interazione tra le due cariche, quindi in questo senso è vero, c'è la potenzialità, ma la potenzialità si esprime soltanto in atto se c'è un'altra carica con cui rapportarsi. Poi invece volevo dire una cosa a Felice, ho capito quando rispondi che il discorso si dovrebbe trattare all'interno di un discorso di psicoterapia, quello di come far sparire questa dimensione allucinatoria o come ricondurre la dimensione allucinatoria a una dimensione di realtà. Certo, è un lavoro che si deve fare in una dimensione terapeutica, ma io quello che mi ponevo è, se è la massa ad essere malata, e come abbiamo visto noi, la massa delega l'esame di realtà al suo delegato e lo fa perché all'interno degli individui questo processo di intrapsichizzazione è stato carente. Come si fa a lavorare? Il problema mio era questo, come si fa a lavorare sulla massa a livello, diciamo, tra virgolette, terapeutico? Terzo punto, sempre Felice, tentativo di dare una risposta alla sua domanda, mi è venuto in mente così distinto la musica e ho pensato che il musicista non sarebbe in grado di comporre se non avesse sentito per tutta la vita la musica degli altri, ma quando compone la sua musica ne compone una del tutto originale. E questo secondo me è una possibile risposta alla tua domanda. Ma è un caso, ad esempio, che uno che si occupa tanto del linguaggio come Wittgenstein vedeva nella musica una via di uscita dallo stesso linguaggio, quindi sono d'accordo, Stefano. È un modo di intendere, anche non solo di figurarsi come potrebbe essere questo contributo, diciamo, singolare, non, però ancora di più, perché la musica non risponde al tipo di meccanismo identificatorio che è il linguaggio, mentre invece il linguaggio identifica, quindi ti mette dentro, costituisce. Bruno Moroncini, hai voglia di dire qualcosa? A Flash, sì. Allora, sempre su Vygotsky mi ha risolto il problema, l'avevo pensato anch'io, che probabilmente non poteva parlare di Freud, se no finiva male, e questo, insomma, mi sembra che abbia risolto la mia questione. Volevo ricordare a Felice che nel seminario sull'etica della psicoanalisi, Lacan legge la pulsione di morte esattamente come la chiave della dimensione storico-linguistica e non come un fatto biologico o dell'energetica. E questo mi sembra che sarebbe vicino a quello che lui ha detto, quando lui ha detto l'animale umano, proprio perché subisce questo avvento del linguaggio, è colui il quale può rappresentare se stesso come vivente, il che significa anche che mette a distanza la vita, cioè parla sul fatto che lui è un vivente, non è immediatamente identificato al suo essere vivente, e questo potrebbe essere il significato della pulsione di morte, perlomeno in questa accezione lacaniana. L'altra cosa che volevo dire è che lui ha fatto riferimento al concetto di campo, che mi sembra estremamente utile, però non capisco perché non possiamo pensare il campo come formato contemporaneamente da l'individuo, il capo e la massa, come un atto percettivo
non è tale se non si sdoppia nel rapporto figura-sfondo, che si richiamano a vicenda pur differenziandosi. La stessa cosa io potrei pensare nel caso della massa. Poi nel caso del rapporto tra l'individuo e la massa. Io non capisco bene perché bisogna mettere per forza la relazione all'inizio. All'inizio c'è il linguaggio che è una struttura, appunto, certo, della comunicazione, o comunque che implica dei soggetti in gioco. O comunque il linguaggio è l'inconscio e il discorso dell'altro, il che implica già che c'è un altro da qualche parte con cui ho a che fare. Permettetemi di dire un'ultima cosa. Io ho seguito l'intervento di Stefano Guerra. Io francamente non ho capito però questa questione. Perché si ritiene che Freud stia parlando di masse malate? Io non credo proprio che Freud parla di masse malate. Certo, se io sono un pacifista, l'esercito è un'istituzione che non vorrei che esistesse, ma non è malata. Tutte le masse sono malate. Forse per allora è un discorso tutte diverso. Le masse, perché se le masse sono... Ma è più pericoloso, è più radicale. Capito? Sì, vabbè, però scusami Sergio, se tutte le masse sono malate, nessuno è malata. E il problema dovremmo sempre capire che tipo di rapporti concreti, specifici, una massa ha con i suoi componenti. Cioè l'esercito non è una massa malata, è ovvio che poi può produrre patologie qua e là, questo mi sembra evidente, così come la Chiesa non è una massa malata. Se noi partiamo dall'idea che le masse sono malate o che sono patogeni in quanto tali, allora voglio dire, siamo soltanto di fronte al fatto che non esiste vita sociale. Non sono convinto che le cose siano così, non sono convinto che sia in Freud così. Poiché io non ho mai il problema di andare oltre qualcuno, perché non capisco cosa voglia dire andare oltre Freud. Io sono, se penso a Freud, sto dentro Freud, che mi sembra l'unica cosa che si possa fare. Io penso che in Freud non ci sia nessuna idea di una malattia delle masse. Non è quello il problema di Freud quando scrive Psicologia delle masse e analisi, perché non è il problema di capire perché esiste Mussolini. Bisogna togliersi dalla testa questa idea che Freud avrebbe scritto questo libro perché voleva spiegare l'autoritarismo moderno. Io penso che sia un errore di prospettiva storica. Cioè non è vero, non era quella la questione che si poneva. Ti ho risposto in chat. Si poneva il problema di come funzionano le società, che è un'altra questione. No. Ok, scusate. Bene, è stata una meravigliosa serata, molto ricca, molto, come dire, capace di stimoli molteplici. Io ringrazio enormemente Felice Cimatti per la sua bellissima relazione, così ricca, variegata e capace di far nascere domande, quindi il meglio che potesse essere. Ringrazio Moroncini e Guerra per aver dato un contributo molto molto valido, che ha potenziato il tutto, tutti gli intervenuti che hanno parlato e anche quelli che, grazie al fatto che sono stati pazientemente ad ascoltare, hanno consentito comunque lo svolgersi di questa nostra serata. Grazie, appuntamento al 2 luglio con il seminario e la relazione tenuta da Giovanni Orsina con Discassant, Sergio Benvenuto e il sottoscritto Pietro Pascarelli. Buona questo, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.